Andiamo solo, forza, passate un attimo il microfono. Allora cominciamo a costituire. Possiamo mettere per tutti gli altri l'avvocato. L'avvocato Pisone, quello ci fa compagnia fino a tardi, no? Presidente. Prego. Noi ci chiamano la mattina alle 5:30. Dalle 6:30 stiamo giù già alle 6:10, 6:15 dentro Poggio Reale, da aspettare. Veniamo qua sopra alle 7:30. E siamo qui. Ogni mattina, scusatemi, ogni mattina è sempre, ogni udienza è sempre la solita cosa. Cioè non è noi, non è che diciamo che voi dovete, voi sapete voi quando dovete venire, siamo pienamente d'accordo. Però voi potreste anche disporre che si venga più tardi, non dico alle 10, però che veniamo alle 9 qua sopra, almeno sono solo 2 ore che aspettiamo. Ma il fatto è che la speranza nostra è di iniziare sempre alle 9, purtroppo c'è una questione tecnica che non mi consente molto spesso. Sì, ma almeno veniamo portati alle 8:30 qua sopra, non certo alle 7. È la questione dell'avvocato di ufficio, comunque praticamente farò in modo che sia alle 9 dalla prossima volta. Vabbè, grazie. Va bene, altro. Altro? Per fuori in fretta, così iniziamo, se no state... poi portatemi Leonardo, per favore. Signor Presidente, sì? c'è la questione di Di Girolamo, signor Presidente. Sì? Il Di Girolamo al carcere è sorvegliato 24 ore su 24, no? Ha tentato varie volte il suicidio e altre cose. Qui in gabbia lo tengono da solo e fa delle cose come l'episodio di ieri, altre cose. Vabbè, poi dai. soffre, o gli mettete, fate il modo di mettergli qualche infermiere lì con lui, oppure potete mettere qualcuno in gabbia con lui, perché questo soffre, avete capito? Ho capito, va bene. Se può mettermi anche a me in gabbia con lui, signor, l'ho chiesto anche l'altra volta. E lei chi è? Sono Autiero. Poi vediamo. Grazie. Allora, possiamo iniziare? Prego, avvocato. Per favore una richiesta istruttoria che vorrei mettere a verbale. Sul giornale Napoli Notte del 17 maggio 85 è pubblicata una lettera del dissociato Melluso. Il titolo è Tortora elettro dalla Camorra, punto interrogativo, è tutto quanto vero. E noi chiediamo che l'onorevole tribunale voglia disporre l'acquisizione dell'originale che dovrebbe trovarsi presso la direzione del giornale Napoli Notte. Grazie. Al momento produciamo l'articolo. Allora, il pubblico ministero suona su questo? Non si oppone? No. Il tribunale si riserva. La lettera che avrebbe scritto Melluso a Napoli Notte. Vabbè, il tribunale si riserva su questo. Andrei, ho soltanto una cosa. Prego, avvocato. Interroghi, prima che lei interroga l'imputato Leonardo, perché mi pare che per la prima volta... Sì, mi dà il fascicolo. Sì, siccome è venuto con l'ambulanza è meglio mandarlo via più presto. No, volevo chiedere al tribunale, prima di passare all'interrogatorio, di contestare o di chiedere se conferma o non conferma, io vorrei che il tribunale chiedesse all'imputato Leonardo, giacché interessa la posizione del mio cliente, se intende rispondere oppure non intende rispondere. Allo scopo di, se egli dice intendo rispondere, che egli risponda poi anche ai nostri interventi quali difensori. Non facciamo quello che è successo con D'Amico e con altri, i quali sono venuti. Voi avete chiesto, scusatemi signori, voi avete chiesto se confermava le accuse contro gli imputati. Quando poi noi siamo intervenuti per dire rispondi anche alle nostre domande perché si chiarisca se quello che hai detto risponde o meno a verità, ha detto non rispondo alle domande dei difensori. Questa risposta non può essere parziale. Allora, domandiamo, lo dice la procedura penale all'articolo 78, ultimo comma, l'autorità giudiziaria, lo leggo a me, o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che
abbia inizio l'interrogatorio in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto del verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quando dispone l'articolo 366, non ci riguarda, primo comma, ma che se anche non risponde si procederà oltre nelle indagini istruttorie. Ora, se egli dice io intendo rispondere, deve rispondere anche alle nostre domande affinché chiariamo se quello che egli dice se si rifiuta di rispondere, quale mezzo ha per costringerlo? Prego? Quale mezzo ha per costringerlo a rispondere? No, noi gli chiediamo, signor Presidente, se intende rispondere. La legge dice prima dell'interrogatorio. A parte il fatto noi abbiamo già risposto con ordinanza, comunque io gli chiederò questo, però se si rifiuta di rispondere gli posso fare niente. Se ne va senza rispondere nemmeno sulla conferma delle accuse, però. No, non lo so, vediamo che cos'è. Non lei possiamo avere risposte. Lei intende rispondere, Leonardo? Intendo rispondere. Intende rispondere. Va bene. Allora, conferma tutto ciò che ha dichiarato al pubblico ministero e al giudice istruttore? Lo confermo. Conferma. Parli un poco più nel microfono, eh? Senta un po', lei ha parlato di Acquaviva Luigi, sì. Lo ricorda? Chiamato Gigino e del Signo. Sì. Dice lo conobbi a Poggio Reale nell'anno 80-81 al padiglione San Paolo e con lui chiarimmo alcune circostanze. In particolare mi chiese conferma intorno al fatto se avessi perdonato Franco Maurizio che mi aveva chiamato in correità una rapina avvenuta il 4 maggio 77 in Napoli dando un certo francese dei quartieri. E poi ha detto so che gli era dentro alle rapine dei tir sulla due strade. Gli confermai che effettivamente avevo perdonato il tank e che quello non doveva essere fatto più fuori, ma Acquaviva era della apparteneva all'RCO? Sì. È sicuro di questo? Sicuro. Come fa a dirlo? Sicuro perché, a parte che mi fu detto, eravamo in contatto io e lui per la faccenda del mio coimputato Tango Maurizio. Sì? Sì. Vabbè, eravamo in contatto, quindi glielo disse anche lui? Sì. E nell'ambiente pure l'ha saputo questo... di questa sua appartenenza? Non ho capito, signor Presidente. Anche nell'ambiente della NCO le ha sì, sì, anche nell'ambiente della NCO, sì. Anche qualche altra parte, ah, sì, sì, scusa. Vabbè. Dunque, per quanto riguarda poi Astorina, lei pure ne ha parlato, ricorda se... Se apparteneva all'RCO meno a Storina Mario. Signor Presidente, non ricordo con precisione adesso di questa Storina Mario. Le ha detto, non conosco personalmente a Storina Mario, ma più volte ho sentito parlare di lui come elemento vicino all'RCO, nel senso che egli faceva parte dei catanesi, anche se non lo è di origine. Egli come tale... Non so se è stato legalizzato, però era a disposizione dell'RCO, o meglio, era disponibile per eventuali compiti che gli affidavamo. Conferma questo? Sì, sì, mi confermo. Comunque non ha presente bene la posizione di Astorina. No, non lo conosco proprio, signor Presidente. Non lo conosce proprio, solo per sentito dire? Sì. Va bene. Quindi non sa altro oltre questo. Poi ha riconosciuto in fotografia Aurie Maciro. Dice, vedendo la fotografia, i miei ricordi si appuntano al padiglione Genova, dove lo conobbi nel 79 quando mi era detenuto per tentato omicidio. Ora, per quanto riguarda Auriemma, io ho letto questa prima parte proprio per ricordarle, per sollecitare un po' la sua memoria. Lei ricorda se era appartenente all'NCO Auriemma? Signor Presidente, non ricordo con precisione se appartenì, comunque che era molto vicino alla NCO, era questo sì. Infatti lei disse all'epoca doveva essere legalizzato, non so se poi lo fu effettivamente, comunque allora era già camorrista a voce della nostra organizzazione. Camorrista a voce, nel senso che era... Che significa camorrista a voce? Cioè che è promesso, diciamo, sarà era un promesso che doveva entrare nell'organizzazione. Però non sa se è stato legalizzato e se è andato a far parte dell'NCO. Esatto, sì. Sa se ha svolto qualche compito per l'organizzazione? No. E
Presidente, chiedo scusa, che intende quando dice era molto vicino all'organizzazione? Che cosa intende quando dice era vicino all'organizzazione? In no, in genere, anche di questo qua parla. Vabbè, in genere. Quando dice vicino all'organizzazione, che intende? Che, cioè, che sta a disposizione di qualche cosa, cioè che è vicino all'organizzazione. Che si deve. Siccome stiamo parlando di fedalizzato e vicino all'organizzazione. Sì. Il fedalizzato è uno che è entrato proprio, cioè, se qualcuno gli chiedeva, se qualcuno gli chiedeva qualche foro, lui lo faceva per l'organizzazione. Questo intendo. C'era insomma un impegno da parte sua, da parte di questo vicino. Non ho capito. Da parte di questa persona che lei assume essere vicino all'organizzazione, c'era un impegno a svolgere attività nel caso in cui. Se c'era qualche impegno da svolgere, lo devo anche svolgere, però non lo so se lui ha partecipato a qualche cosa. No, Leonardo, stiamo parlando in generale, cioè il pubblico ministero voleva sapere queste persone che voi dite vicine all'amministrazione, sì. Vicine all'organizzazione. Sì. Che cosa significa vicine all'organizzazione? Cioè che cosa facevano, insomma? Facevano qualche cosa per l'organizzazione? No. Erano solo simpatizzanti. Esatto, un simpatizzante, sì. Va bene. Essendo un po', poi ha parlato anche di Bifulco Enrico, detto Ucinese. Sì. E lei ha detto, posseggo numerose fotografie. E va bene, ma infatti possedere le fotografie non dice che fosse la NCO. Era della NCO anche Bifulco? Sì, legalizzato. Legalizzato, sì. Da chi? Con precisione non lo so, però se non sbaglio da radunanza domenico. E sa se ha svolto qualche compito per conto dell'amministrazione? Che cosa? No, no, signor Presidente, non lo so. Eh? Ah? Dunque, ma chi le ha detto che era stato legalizzato e che era camorrista questo qui? Stavamo assieme, signor Presidente. Stavate insieme nello sì. stesso carcere? Sì. Per molto tempo? Diciamo qualche per molti mesi. A che posto più o meno? Come? In che carcere? A Poggio Reale. Ricorda il periodo? No. Padiglione Genova comunque. Padiglione Genova, sì. Ma il periodo lo ricorda? No. Poi abbiamo Bruno Nello. Lo ha conosciuto questo? Personalmente. ha detto appartiene al clan di Sergio Marinelli. Operante nella zona della Vellinese e del Nolano. È certo di questa circostanza? Sì, Presidente, siamo stati assieme, abbiamo molte volte parlato di queste cose. Siamo stati anche assieme a Pianosa. E lui era proprio, sicuramente apparteneva alla NCO. Sì, ma è detto fossariva sul dicendo. Cioè, che era sicuro che apparteneva alla NCO, era sicuro. Se poi quello che le ho detto io cioè che svolgeva le attività nella Vellinese, sono cose sue che mi ha detto a me. Ah, ha detto lui? Non è che l'ha esitato. E lui stesso le disse che apparteneva alla NCO? No, lui stesso no, già sapeva che apparteneva alla NCO. Lei però già lo sapeva. Sì. Secondo me, Campetta Antonio, lo ricorda? Non ricordo come lo sapeva, sì, sì. E dice, conosco personalmente Campetta Antonio, che è un sardo, adesso lo ricorda? Sì. Sì. Che ha conosciuto a Novara. A Novara. Sa se fosse o meno cutoliano questo? Non ricordo bene, signor Presidente, che sono stato pochissimo tempo a Novara. Però d'amico mi disse che era amico nostro. Va bene. Infatti le ha detto, so che è molto vicino ai cutoliani, ma non so se è stato legalizzato. Quindi non s'altro? No. E per quanto riguarda Castaldo Carlo, che lei ha incontrato a Porta Azzurro nell'80-81, sì. Stiamo nella stessa stanza, questo è camorrista? Sì, vorrei precisare una cosa su Castaldo Carlo, non so se all'epoca ho detto che era camorrista, non lo so se l'ho detto. Ha detto che era camorrista? D'accordo, sto dicendo che non lo so se l'ho detto, comunque oggi voglio precisare una cosa su questo ragazzo. All'epoca io sapevo che lui doveva essere legalizzato sì. da Michele Afulli. Sì. Ah. Poi tutto questo tempo sono venuto a sapere che Castaldo non è stato mai legalizzato nella NCO.
Cioè, voglio precisare questa cosa, perché se devo dire una cosa la voglio essere sincero nelle mie. No, vabbè, lei ha dichiarato che il comparello di Iafulli. Iafulli, sapevo che lui doveva essere legalizzato da Michele Iafulli, che poi non è stato mai legalizzato. Ho capito, perché lei disse egli è il comparello di Iafulli, d'accordo, da sì. Quale è stato finalizzato. Sì. Lei poi ha saputo successivamente sì. Che non è stato legalizzato. Esatto. Sa altro su Castaldo Gallo, attività svolta nell'interesse dell'organizzazione, qualche reato specifico commesso su ordine di qualcuno di altri? Niente proprio. Comunque lei è stato nella stessa stanza con Castaldo Ciro, con Castaldo Ciro. Carlo. Per diverso tempo. Lui diceva che era camorrista o no? No, cioè, stando nella stessa cella, eravamo tutti cutoliani nella stessa sezione, eravamo quasi tutti cutoliani. Sì. Cioè, ricordo bene che il ragazzo era anche un po' intimorito della situazione. Cioè, si parlava in agosto, lui partecipava, però partecipava anche diciamo, forzato, non è che era ben volentieri. Ho capito. Poi ha parlato anche di Cianci Antonio. Cianci, un giovane pugliese sì. Che è stato nella sua stessa cella a Pianusa. Sì. E poi è in detenzione per l'omicidio di due carabinieri a Torino. A Torino, sì. Questo Cianci era apparteneva alla NCO? Sì. Sicuro? Sicuro. Mi fu presentato da Giovanni Pantico al mio arrivo a Pianusa come appartenente alla NCO. Sa chi l'ha legalizzato? Non ricordo con precisione. Comunque stava con voi a Pianusa? Sì, a Pianusa. Eravamo in cella assieme. Tra i cutoliani, insomma. Sì. E Danna Antonino? Sì. È un giovane incontrato a Pianusa? Sì. E questo pure? Cutoliano. È cutoliano? Sì. Sa chi l'ha legalizzato? No. Quando lei ha detto il compare di Guido Catapano, mi si sì, cioè che lui era il responsabile di Guido Catapano. O Guido Catapano era il responsabile? No, Danna era il responsabile di Catapano. Sì. Secondo voi è stata di qualche attività svolta da Danna? No, signor Presidente, no. Stava a Pianusa con voi? Sì. E nel gruppo dei cutoliani? Sì. Andiamo poi Faro Antonino. Come? Faro Antonino, che lei conosce ma non personalmente. Ne ha sentito parlare come appartenente alla banda dei catanesi. Sa se era legato o meno all'NCO? No, signor Presidente. Perché lei ha detto che egli un tempo è stato legato all'NCO e ha reso a questa molti servizi. Cerchi di ricordarsi qualche cosa. Non ho capito come si dice così. Dice un tempo è stato legato all'NCO, ha detto lei, ed ha reso a questa, cioè all'NCO, molti servizi. Ricorda perché ha affermato questo lei? Qualche servizio? No. Di Faro? No. Può ricordarlo riferendosi alla banda dei catanesi? La banda dei catanesi che compiti aveva? No, signor Presidente, questo mi fu detto da amico Pasquale di questo nome, però io personalmente di lui non so niente. So soltanto che, come l'ho detto, come sta scritto là in fascicolo, di lui non so niente. Quindi da amico Pasquale le avrebbe detto che questo avrebbe reso i servizi? Sì, che era, diciamo, si rendeva partecipe a qualsiasi cosa da parte della NCO. Che l'amico nostro, qualsiasi cosa, se io lo incontravo potevo stare tranquillo con lui. Però personalmente non sa niente. Sì. Per quanto riguarda Francese Pasquale, sì. O Cacarone chiamato, sì. E questo è camorrista. Sì. Lei l'ha conosciuto nel 79 e 80 al padiglione Italia. Italia. È sicuro dell'appartenenza all'NCO di questo Francese Pasquale? Sì, sì.
aveva qualche ruolo particolare nell'organizzazione? Non lo so il ruolo che ruolo aveva nell'organizzazione. Che è camorrista, signor Presidente. Gliel'ha detto anche lui? Sì. No, lui non me l'ha mai detto, però qualche volta ci siamo scritti. Vabbè, scriversi non significa essere camorrista. Scriversi in gergo, diciamo, gergo camorristico, signor Presidente. Poi c'ho anche, non mi ricordo con precisione, la foto della buonanima del fratello ce l'ho ancora, dove lui me la invitò per, in memoria del fratello. Gli episodi particolari in cui è stato coinvolto questo francese, lei non sa niente? No, attività svolta per conto dell'NCO, niente proprio. E Fusco Giovanni, che lei conosce? Fusco Alessandro, perdono. Che lei ha conosciuto personalmente, è un pugliese. Sì, lo conosco. Ed è camorrista anche questo? Sì. Sa chi l'ha legalizzato? No, non lo so. So anche che è sgarrista, signor Presidente. Che? Sgarrista. Ah, vabbè. Di che zona? Della zona delle Puglie, però non ricordo con precisione. Se è Bari, Foggia, non lo so. È sicuro che è sgarrista? Sì. Chi glielo ha detto? Proprio lui. E anche nell'ambiente si sapeva questo? Sì. Tra i camorristi si sapeva o no? Sì. E Cangemi, l'avvocato? Ha avuto a che fare con lui? Non l'ho mai conosciuto, signor Presidente, però ne ho sentito parlare dell'avvocato Cangemi. Però? Ho sentito parlare. Ne ho sentito parlare. E che si diceva? Che era cutoliana. Era cutoliana? Sì. E che cosa svolgeva in particolare? Non ho capito. Che cosa faceva in particolare come cutoliano? Non lo so, signor Presidente. Però le hanno detto qualche cosa a proposito, quando andava a qualche colloquio l'avvocato... Mi hanno detto? I suoi amici, diciamo così, altri cutoliani, sì, le hanno riferito di attività svolta dall'avvocato Cangemi quando andava a qualche colloquio. Delle imbasciate che portava dal carcere all'esterno. Questo gliel'hanno detto? Sì, questo sì. Una o più persone? Più persone. Mi sa fare qualche nome? Sì, Michele Afulli, D'Amico, tanti di loro, signor Presidente. Quindi si servivano dell'avvocato Cangemi per portare l'ambasciatore? Sì. Giacobbe Antonino, pure l'ha conosciuto? È un calabrese. Ma non è che l'ho conosciuto, che ci siamo presentati. L'ho visto così sfuggito dalla sezione. A passeggio? Sì. È camorrista questo? Ma non ricordo bene, signor Presidente, cioè, non lo so. Vabbè, ha detto poco perché dice che era persona anziana, sì, di origine calabrese, il quale prese parte al sequestro e omicidio di una ragazza in Piemonte. Graziano Pasquale Raffaele. Cioè il sindaco di Cosolano, no? Sì. Ma con precisione, signor Presidente, non so se... Però sempre attraverso voci, non lo so. Attraverso voci? Cioè che faceva parte della NCO, oppure che era amico, ma con precisione non lo so. E le voci da chi le sono giunte queste voci? Persona della NCO. Ricorda qualche persona che gliel'ha parlato? Su tanti di loro, signor Presidente. Tanti di loro, ma in particolare qualcuno di loro che ha parlato qualche volta. Comunque io, le cose che io sapevo spesse volte era da amico, perché da amico ero il mio compagno, diciamo, e lui mi informava di tante cose. Ah, ho capito. E Guarneri... Alfredo, mi pare che sia. Alfredo, sì. Guarnieri Alfredo, lei l'ha conosciuto dove? A Pianosa? A Pianosa. Che cosa faceva a Pianosa, come attività? Lavorava? No. E stava nella stanza di qualcuno? Sì, era in cella con Pantico. Con Pantico. E chi era il segretario di Pantico?
Questo non lo so se era il segretario di Pantico, che era camorrista e comparello dello stesso Pantico, questo è vero. Però se era un segretario di Pantico non lo so, signor Presidente. So che gli per Pantico erano dato di molte notizie per l'esterno, che aveva avuto molti incarichi. Sa di questi incarichi che Pantico gli aveva dato? No. Però ha detto so che aveva avuto molti incarichi per lo stesso Pantico al momento in cui sarebbe stato liberato. Non so però quale fosse l'oggetto. Sì, chiese sì, che lui se usciva Pantico gli aveva dato qualche direttivo, però non so quale direttiva doveva svolgere fu. Ma chi gliel'ha detto che Pantico gli aveva dato queste direttive? Lui stesso, signor Presidente. Stesso quasi. Però non sa quali fossero. Nacque proprio nell'occasione che Pantico si pentì. Che lui riceve in parole, diceva tra poco, chi faceva farsi i servizi, chi questo, chi l'altro. Non disse quali servizi gli faceva fare? No. Poi abbiamo l'avvocato Madonna, lo ha conosciuto. Non conosco personalmente l'avvocato, ma lui so che serviva fedelmente l'organizzazione. Allora, che cosa faceva in particolare? Cioè, la stessa cosa di Cancemi. Cioè, portare delle lettere fuori, qualche ambasciata. E questo, siccome lei non l'ha conosciuto personalmente, lo ha saputo? Da chi lo ha saputo? Stiamo sempre su un panchino di scuse, signor Presidente. No, purtroppo deve dirmelo, perché chi gliel'ha detto? D'amico. D'amico? Solo d'amico? D'amico e tanti altri camorristi, che adesso non ricordo, signor Presidente. Lei non è mai stato difeso alla mai. Senta, ha parlato poi di Marandino Giovanni. Che ha conosciuto personalmente, l'ha incontrato a Poggereale. Mi sa dire se fosse camorrista questo? Che era camorrista. Oggi non lo so se è ancora camorrista. E che svolgeva qualche attività particolare, attività lavorativa, dico? Beh, come attività lui aveva un albergo là. Dove? Non ricordo, so questo, però non so, cioè non ricordo con precisione. Sa se per conto della NCO ha svolto qualche attività, qualche... No, non lo so. Aveva questo albergo, nell'albergo riceveva qualcuno, le risulta o no? E crede che qualche attività lo svolgeva. Qualcuno della NCO, dico. Esatto, sì. Lei crede, ma non lo sa. Crede perché era camorrista, signor Presidente, non è che non era, era camorrista. Era un camorrista di rilievo oppure un camorrista così, non so, un bicciotto, come si chiama? No, era abbastanza elevato. Glielo ha detto lui o l'ha saputo nella mia? L'ho saputo. Sempre dalla stessa fonte, c'è tante persone, signor Presidente. Tante persone, più anche d'amico. Anche? D'amico? Ma diciamo anche da amico, che stavamo sempre assieme da amico, stavamo sempre in contatto, non è che... Un attimo solo. La lettera? Aspetti, dopo. Allora lei è Marandino. Vabbè, dopo la chiamo un attimo. Allora. Ha parlato di una lettera di 10 milioni. Una lettera? Ha fatto una richiesta di 10 milioni a lui. A chi? A Marandino. A Marandino? Vabbè, dopo lo chiamiamo. Io a Marandino? Vabbè, comunque conferma. Avvocato, chi abbiamo messo? Avvocato Visone. Mi dispiace vedere che cosa, per qualche domanda eventualmente, perché altrimenti facciamo il colloquio a distanza. Ah, già c'è stato? Ah, grazie. Allora, abbiamo poi... Raccolgo la voce di un assistito di ufficio, il quale richiede che lei, nel momento in cui formula il nome della persona accusata, cortesemente non dia i riferimenti su questa persona, che sia il dissociato ad
Io relatarei ferro, signor Presidente. Avvocato, lui già ha confermato tutto, ecco, tutti gli atti, quindi a un certo punto è soltanto se ricorda, è così obiettivo, perché, così obiettivo. Uno dice, mi diceva... se le ricordo, quando, avvocato, quando non aspetta a loro stabilire come vanno interrogati. Io ho solamente comunque riportato la richiesta... Grazie. C'era soltanto Marandino il quale voleva dire qualche cosa. Se non può, poi... Signor Presidente, per quanto riguarda quella richiesta di 10 milioni, ha già formulato lei la domanda? Forse non si è afferrata bene a distanza. Se glielo allora... chiede, per favore. No, ma dovrebbe andare lì, perché altrimenti se facciamo... Avvocato, si avvicini un momento alla gabbia e poi dopo gli facciamo la... Allora, se non può, abbiamo Marinelli, lo ha conosciuto, no? Come? Marinelli Sergio. Non mi ricordo se lo conosco. Lei conosceva personalmente Marinelli Antonio. E ha sentito parlare del fratello Marinelli Sergio, dice. Ha sentito parlare di questo fratello come camorrista, oppure ne ha sentito parlare come persona per bene? No, l'ho sentito parlare come camorrista, però voglio precisare una cosa. Marinella, il fratello, come si chiama? Antonio, non ricordo anche se questo Antonio se l'ho conosciuto personalmente, non dico che non l'ho detto, questo l'ho detto, può darsi pure, però adesso... Infatti ho detto non conosco personalmente, sì. Quindi questi sarebbero tutti, perché io ho visto che ce n'erano altri qui, eccolo qui, dunque, per Matrone Tommaso mi sa dire niente. Tommaso? Matrone. Sì. Lei ha incontrato a Pianosa, no? Sa se era camorrista? A me non mi risulta che era camorrista. Ma non mi risulta, anche allora detto questo. Questo era Matrone Tommaso, ho parlato io. Vediamo un po' con Matrone Franco. C'è anche un altro Matrone. Conosco personalmente Matrone Franco. Sì. Che mi sa dire? Sì, è camorrista. Sa di quale zona? Zona del Vesuviano, però non so quale zona del Vesuviano. Chi glielo ha detto? Sì, conosce personalmente. Lo ha conosciuto personalmente? Dove sì, personalmente. Dove l'ha conosciuto? A Porta Azzurro. Mi dica una cosa. Sì, a Porta Azzurro. Dunque, sa chi l'aveva legalizzato? So? Chi l'aveva legalizzato? No, non lo so, se presente. Chi le ha detto che era camorrista questo? Già lo sapevo, che poi quando ci siamo presentati a Porta Azzurri ci siamo riusciti più meglio. Va bene. Sì. Dunque, senta, a proposito di Pagano Oreste... Signor Presidente, posso fare la domanda che mi è stata formulata? Sì, subito dopo... Avvocato, io non posso non interrogare, no, per forza devo fare il nome di... No, era una domanda nell'interesse di Marandino. Questo per rispondere a... Lei purtroppo mi ha onorato di un compito al quale non posso... Ma lei se la cava sempre bene, quindi... Prego? Lo so da lei, se la cava sempre bene. Posso, Presidente? Prego. Se è vero che il signor Leonardo, nel luglio-agosto dell'83... successivamente al blitz del 17 giugno, sì, scrisse una lettera a Marandino chiedendo il versamento di una somma di 10 milioni, pena la minaccia, minacciandolo in caso contrario della non corrispondenza di questa somma. Ma qua c'è sta la lettera. Un momento. Non mi dica se c'è la lettera. È allegata agli atti la lettera, signor Presidente? No. Perché dice l'imputato, sì, che poi successivamente avrebbero fatto una perquisizione gli agenti della Guardia di Finanza e avrebbero anche sequestrato questa lettera. Avrebbero? Lui non sa se questa lettera è allegata o meno agli atti. Ma comunque, dove gli scriveva se era la latitante? Prego? Dove gli avrebbe scritto? Casa sua, il latitante ha anche un domicilio. Non è che è morto in realtà. Quindi lei vuole sapere se è arrivata la lettera? No, io voglio sapere se lui l'ha scritta questa lettera dicendo no, mi devi dare 10 milioni altrimenti farò il tuo nome come camorrista. E sarebbe stata sequestrata poi dalla finanza? L'imputato assume che questa lettera di cui lui ha mai scritto questa lettera? No, ma stumare con chi? Marandino. Marandino? Mai.
Mi prende il fascicolo di Marandino, vediamo se ci sta qualche perquisizione della finanza. Va bene. Senta un po', ma lei da quanto tempo sta in carcere? Io da 8 anni. È stato sempre in reparti in cui si trovavano dei cutoliani, si intende, dopo, prima del... Presidente, lei sta andando avanti? Sta andando avanti? Ah, sì. Ha mai chiesto soldi a Marandino? Ha mai chiesto soldi a Marandino, lei? Mai. D'altra parte... Marandino era figlio del sindaco. Quindi soldi non gliel'ha mai chiesti. Va bene. Senta, volevo chiedere una cosa. Lei, ovviamente, prima del primo interrogatorio, prima del settembre 83... E stava in carcere con Cutoliani, reparti... Sì, a Novara. Solo con Cutoliani? Cutoliani e altri detenuti comuni, però la maggior parte erano tutti Cutoliani. Sempre da quando questo? Con i Cutoliani? Da quando che cosa? È stato con i Cutoliani. Io da quando tempo sono venuto? Da 78. Da 78? Sì. Dunque, stavamo parlando di Pagano e Oreste. Oresto Pagano, sì. Che lei mi pare che non ha conosciuto personalmente. No, non lo conosco personalmente. Sa se è camorrista? Sì. Che attività svolgeva nell'interesse dell'organizzazione? No. Però ha detto un camorrista meridionale, di origine ma operante. Ricorda dove operava? In che zona? Ma se non sbaglio, supero, essere un Verona, sti zona loco. Ah, vabbè, ha detto tra Brescia e Verona nel campo, sai che campo? Sì, la droga. Droga? Sì. Grazie. Anzi, adesso che ricordo bene, che presidente, Oreste Pagano l'ho conosciuto anche personalmente. Ah, lo ha conosciuto personalmente? Sì. Quando l'ha conosciuto? A Poggio Reale. In che periodo? Tra l'82 e 83. 82 e 83. Al padiglione Milano. Sempre nel padiglione in cui stavano Cutoliani? Sì. E lui si presentò come Cutoliano oppure glielo dissero altri? No, il padiglione Milano erano tutto Cutoliani. Esatto. Come una palazzina di carabinieri, solo i carabinieri vanno da Silo là. Va bene. Abbiamo poi parlati... Ah, ecco qui. Parlati Antonio, lo ricorda questo? Non mi ricordo bene, se mi sei. E infatti lei ha detto, non conosco personalmente, ma ne ha sentito parlare, dice, non lo ricordo bene, ma ne ha sentito parlare di questo. E non mi ricordo neanche adesso, se mi sei, non mi sembra di averlo sentito parlare. Va bene. Comunque disse, adesso vediamo un po' se la sua memoria... non conosco personalmente, ma ho molto sentito parlare di Parlati Antonio, che è un giovane camorrista della zona del Salernitano. Quindi noi diamo atto che lei non ricorda nulla di questo. Adesso che gliel'ho letto ricorda qualche cosa. È un giovane camorrista del Salernitano. Ma se non sbaglio, ho fatto già un verbale su qui, su Parlati Antonio. Nel verbale così? L'ho fatto proprio in quest'aula, già l'ho confermato. Ah, ho capito. Sì. E cioè che cosa ha detto in quest'aula? Sì, che era camorrista, che poi, se non sbaglio, se è quella persona che ricordo bene a Novara, che lui si dissociò dalla camorra. Comunque non ricordo bene. No, non mi ricordo bene, sì. Va bene. Pedicini, di Pedicini ricorda niente? Sì. Che mi sa dire? Era camorrista. È camorrista, dice. Sì. E da chi era stato legalizzato Pedicini? Lo ricorda? Sto cercando di ricordarlo. Ma con calma. O da Salvatore Imperatrice, quello che si è impiccato. O da Medeo Murra.
È stato insieme con Pedicini, lei? Sì. E ricorda qualche episodio tra Pedicini e Imperatrice? Sì, ricordo che fu picchiato da Imperatrice. Ah, perché? Non ricordo. Sì. Perché lei, interrogato dal giudice istruttore, ha detto... conosco solo Pedicini Luigi, che è stato con me recluso a Pianosa. Egli fu legalizzato nell'NCO, ha detto, da Mario Incarnato. Sì, l'ha detto da Mario Incarnato, comunque non era Mario Incarnato. Vabbè. Siamo stati insieme per un paio di mesi. Ricordo che a Porta Azzurro fu percorso da Salvatore Imperatrice, che lo aveva scambiato per un esponente della nuova famiglia. Tale episodio mi fu raccontato dallo stesso Pedicini, ma non avvenne quando io mi trovavo lì ristretto. Quindi le fu raccontato questo episodio da Pedicini medesimo. Sì. E Pepe Francesco lo ha conosciuto? Non mi ricordo se Pepe. Vediamo un po'. Non conosco personalmente. E ricorda niente di questo Pepe? Io posso aiutare, siete che del Salernitano. Per aver sentito dire? No, non mi ricordo niente in questo momento. Perché lei ha detto, ho sentito parlare di lui come camorrista. Se l'ho detto così sarà, sì, però adesso non ricordo niente. No. Procida, lo ha conosciuto, Procida Antonio. Roberto Antonio. Antonio. Sì. Lo ha conosciuto perché sì. L'ha incontrato a Novara. Era camorrista questo Procida? Sì. Aveva qualche compito specifico nell'organizzazione? No, non lo so. Lo ha conosciuto? Però voglio presentare una cosa. Non è che il camorrista ha un compito specifico nell'organizzazione, specialmente in galera. In galera la cosa è per tutti uguale. All'esterno, poi, non lo so. Sendo che io sono da molti anni in galera, non lo so, l'organizzazione all'esterno come che filava. In carcere chi lo si sa, il camorrista basta, un domani che può servire, si chiama, è solo questo. Ho capito. Poi ha conosciuto personalmente Radunanza Giuseppe. Sì. E l'aveva incontrato sia a Poggioreale che a Caldarelli. Sì. E ha parlato della sua appartenenza all'NCO. Che cosa sapeva in particolare di Radunanza? Sì, niente particolare, signor Presidente, solo che appartiene alla NCO, siamo stati assieme al padiglione a Cardarelli, dove lui veniva dall'esterno, che era stata sparata anche a un occhio, comunque che era camorrista, è camorrista. E già lo sapeva da prima o no? Sì. Sempre dalla stessa fonte? No, non è sempre dalla stessa foto, si sa da molte persone, quando una persona non si conosce e si parla, non è che dice sempre la stessa persona, si sa comunque. Sì. Romano Giuseppe lo ricorda, Romano Giuseppe, lo ha visto in foto e dice che l'ha conosciuto a Poggiore Reale. Non mi ricordo, signor Presidente. Lei lo conosce come Pipparella? Sì, lo conosco, sì. Adesso lo ricordo? Sì. Mi dico un po', questo Pipparella era camorrista o no? A me mi fu detto che era camorrista, da Clemente Perna. Stavamo nella stessa cella assieme, lui, Clemente Perna, Marandini, tutta questa cella qua, al padiglione Avellino. Quindi glielo disse proprio Perna Clemenza, e stavate tutti insieme. Poi ha incontrato e ha conosciuto personalmente Rossi Maurizio. Sì. A Pianosa l'ho conosciuto. Sì. Sa se era camorrista questo? A me mi fu presentato che era camorrista, e che veniva dal braccetto, dall'isolamento, non so da dove. Mi fu detto che era un nostro, diciamo, un nostro compagno. Non sa altro? No. Sa che se quando era in libertà dove lavorava questo come no, camorrista? No. Lei ha detto però è camorrista della zona di Milano. Di Milano, sì.
Adesso lo ricordo? Sì. Abbiamo poi Saccone Francesco, lo ha conosciuto? No, personalmente no. Era no camorrista? Sì, che era anche capozona della zona del Beneventano. Sa qualche episodio riferibile a Saccone Francesco e a no, Saccone Vincenzo? No, niente. Anche Vincenzo? Di Vincenzo ha sentito parlare? Saccone Francesco, Vincenzo. Ed erano capolisti? Sì, sì. Come l'ha saputo così genericamente? Perché lo stesso discorso di prima, signor Presidente. Lo so, purtroppo dobbiamo ripetere. Io sono da 8 anni in galera, ne ho conosciuto gente. Non è che ne ho conosciuto uno e due, ne ho conosciuta tante e tante camorriste. Ci sono anche persone che non ho verbalizzato, però si è vede che si chiede camorriste. Di Saccone Armando avete sentito parlare? Sì. Pure lui? Di Saccone? Saccone Armando, questo voi avete parlato, di Saccone Francesco e di Saccone Vincenzo. Poi c'è pure Saccone Armando, che è un fratello, un altro fratello. Ma io so che tutti i Sacconi, cioè tutti i fratelli che erano camorristi, sì, come io so. Poi quindi anche Armando praticamente? Sì. No, però dice Saccone, non conosco personalmente i fratelli Saccone Vincenzo e Saccone Francesco, ma so che sono grossi esponenti della LCO per la zona del Beneventano. Gliel'ho detto, Presidente, sono capozzone della zona del Beneventano. Sant'Agnello Angelo. Sant'Agnello Angelo. Sì. L'ho conosciuto personalmente pure questo. Una volta di sfuggite, signor Presidente, io venivo dalla Pianosa e passavo per transito di Porto Azzurro e lui era sopra la finestra, ma così di sfuggita. Sa se era camorrista? Sì, era camorrista. E sgambati? Domenico? Sì. Non ricordo bene, signor Presidente, di Domenico Sgambati. Comunque ne ha sentito parlare, se sa il nome. Sentito parlare? Io ho chiesto Sgambati e lei mi ha aggiunto Domenico, quindi lo conosce, insomma. Sì. Anche l'ha conosciuto di persona? E non ricordo se l'ho conosciuto personalmente. Ma sa se era camorrista? Sì, sì, camorrista. Sa di quale zona? No. E in istruzione ha dichiarato della zona dell'Avellinese. Si è dichiarato nell'Avellinese, se vuol dire. Adesso ricorda di... Adesso no, signor Presidente, che se... Io vado quasi a tutti i giorni a processi, cioè la capa è stata confusa. Sì, infatti ho visto questa qui. Vabbè, sento un po', poi abbiamo Sassolino Pasquale. Come? Conosciuto Sassolino. Ho sentito spesso parlare di Sassolino Pasquale. Sa se era camorrista? Se solo ricorda bene. No, non ricordo niente di lui. Subito, avvocato. Comunque, praticamente ci sta la perquisizione effettuata il 17 giugno dalla squadra mobile. Dalla finanza non risulta niente. Questo era tanto per chiarire. Comunque, signor Presidente, vorrei precisare una cosa. Potrei dire una cosa. Il signor Marandini dice che io l'ho fatto un'estorsione, in poche parole. L'avvocato lo conferma. L'avvocato è un avvocato. No, perché io denuncio pure all'avvocato questo qua, perché non fatto nessuna estorsione. L'avvocato è di ufficio, l'avvocato... Noi chiediamo un confronto su questa circostanza. La difesa chiede un confronto su questa circostanza. Se necessario, mettiamo a verbale, se necessario. Pare che già l'hanno fatta a distanza. Va bene, e quindi Sassolino già mi ha risposto. Sì. Per quanto riguarda Terracciano Bernardino, Terra. Signor Presidente, avvocato,
avvocato, lui, avvocato, l'imputato deve rispondere alla domanda, ma non detto, deve avvocato, non deve chiedo scusa, lui ha detto se mi hanno denunciato di estorsione e l'avvocato lo sa, io denuncio anche l'avvocato, questo vabbè, ha detto. Pensavo, senza e io gli ho fatto presente che si trattava di un avvocato di ufficio che adesso è a conoscenza di elementi forniti al Marantino, più di questo. Allora, Terracciano Bernardino, non lo conosce personalmente, ha detto lei. Sa se apparteneva... No, non mi ricordo, signor Presidente. Non ricorda proprio niente no. Di questo? No. Neanche per sentito dire? No. E Trocciola? Giuseppe? Sì? Sì, lo conosco. Personalmente? Sì. Era pure lui camorrista? Sì. Mi sa di quale zona di Napoli, forse? Siccome lo ha detto sì, comunque nei paraggi di Forcella, San Giovanni a Cravonale, si sono loro. Mi risulta se prima Trocciola faceva parte della nuova famiglia? No, non mi risulta. Dal conto mio non ha mai fatto parte della nuova famiglia, che io sappia. Poi se lui ha fatto parte della nuova famiglia, qualcuno lo sa. A me non mi risulta che ha fatto parte della nuova famiglia. Senta, poi nel corso del suo interrogatorio lei ha parlato anche di Vallanzasca Benito Renato. Vallanzasca? Vallanzasca Renato. Insomma. Sì. Lei non l'ha conosciuto personalmente? No, però, non lo conosco proprio. Però ne ha sentito parlare di questo? Sentito parlare come, signor Presidente? Sempre come fatto di appartenenza alla Camorra, insomma. Che apparteneva alla Camorra, non lo so, che era molto amico di Raffaele Cutolo quando stavano assieme, questo sì. Poi se era camorrista, non lo so. No, va bene. E per Ventre Alfonso? Come? Ventre Alfonso. Gli hanno parlato i suoi compagni di Camorra, anche di Ventre Alfonso, però... Se lei ricorda personalmente... No. Se questi suoi compagni le hanno detto che questa era camorrista? Sì, Ventre Alfonso, sì, camorrista, però non lo conosco personalmente. Non lo conosco personalmente. Sì. Questo gli hanno detto sempre nell'ambiente. Non ne abbiamo altre. Un attimo solo, avvocato. Un momento. Con calma. C'era qualche richiesta? Ha detto che nell'ambiente non lo ricorda. Beppe, ricorda chi ne ha parlato di Ventre? No. Mi deve scusare perché volta vengo qui, Presidente, quindi non... Perché c'è qualche domanda da fare? No, solo questo volevo. Ma le possiamo fare dopo, comunque. E abbiamo terminato con... Va bene. Se mi dà la parola, vorrei chiedere all'imputato Leonardo... Egli dice solo questo di Trocciola nel verbale del 7 ottobre 83, foglio 21. Conosco personalmente Trocciola come camorrista della zona di Forcella. Sì. Io vorrei chiedere, quando e dove ha conosciuto Trocciola? A Porto Azzurro. Vorrei chiedere ancora, quando? Non ricordo con precisione, comunque tra l'8 81-82 quando stavo a Porto Azzurro io avvocato. Va bene, conosce personalmente, vorrei sapere fin dove questa conoscenza personalmente, perché il Trocciola gli contesta questa conoscenza intima, dice di averlo conosciuto solo di vista. Conferma questa circostanza? Sì, una sì. Una conoscenza... Sì, ci siamo incontrati a Porto Azzurro. Lui era di transito e mi ha mandato a chiamare. Va bene. E perché la mandò a chiamare? Perché a Porto Azzurro, signor Presidente, quando passavano i transitanti, cioè che venivano di passaggio per Porto Azzurro, ci mandavamo il mangiare. Sente che lui voleva conoscermi, mi mandò a chiamare giù e sono sceso giù a incontrarci, ci siamo salutati e là abbiamo avuto anche modo di poi vabbè avvocato comunque poi quando verrà a confronto allora, il signor Trocci racconterà altre cose anche il modo se mi dica se no, lui, no, no, se no, lui no, insiste Leonardo Leonardo rispondete al Presidente racconteremo altri episodi va bene allora là ha avuto anche il modo di come? Lei stava proseguendo dice là quando si è incontrato ha avuto anche il modo di non so non ho capito sì. Stava aggiungendo qualche altra cosa a sì, di qualche episodio e là ho avuto anche il modo di fare che cosa non so
Quando l'ha incontrato, ci siamo salutati e ho avuto anche il modo di, ha detto. Sì, che lui in compagnia del mio coimputato ha fatto picchiare a Rai Francesco a carcere di Volterra. Il nostro coimputato chi è? Tango Maurizio. E chi gliel'ha detto questo? Chi me l'ha detto? Questa è una cosa che si sa, se questa è tra di noi, si dicono queste cose. E si sa, non è che non si sa. Va bene. Signor Presidente, non ho finito. C'è altre cose da dire sul trocciolo? Per adesso no, signor Presidente. No, perché non sappiamo noi se facciamo i confronti. Si faranno i confronti, no? Ah, non lo so. Quando si faranno i confronti? Ah, vabbè, vedremo se mi conoscono o non mi conoscono. Va bene, ho capito. Vorrei chiedere ancora a Leonardo, in quale momento... Ha perduto un foglio, avvocato. Prego? Ha perduto un foglio. Non importa, me lo ricordo, Presidente. Ah, va bene. Grazie. In quale momento il trocciolo è diventato camorrista? Questo non lo so, avvocato. Questo non lo so. Quindi non sa nemmeno chi lo ha legalizzato? Per adesso no, non mi ricordo. Va bene. E nella NCO che attività svolgeva? Era... Ecco, che ma questo già l'ho precisato prima al Presidente, avvocato. Io ho detto al Presidente che in galera non ci sono attività. In galera ognuno... In carcere non sa... Signor Presidente, io rivolgo questa domanda. Quale attività svolgeva in seno alla NCO? Prego Leonardo di rispondere al Presidente. Io l'ho precisato, comunque ripeto. Allora, quale attività svolgeva il... Gliel'ho detto poco tempo fa. Cioè? Non è che ci stanno un compiti specifici, si può un compiti specifico, vogliamo dire che chi va a faticare, ad esempio, all'ortaggio, oppure a fare un scupino, oppure a fare un magazzinino. No, non è che... In galera attività non ce ne sta, c'è sta solamente qualcuno che è più anziano e si porta un po' di rispetto per e dà un po' le direttive, pure su tutto quanto vuole. Quando si afferma, signor Presidente, è un camorrista, bisogna anche dire quale attività camorristica svolge. Vabbè, avvocato, lui non lo sa quale attività, ha detto però che comunque quando si riferisce... Avvocato, io non lo so, però ci sarà anche qualcuno che lo sa. Io non riesco ad afferrare le risposte, Presidente. Va bene, non lo sa, l'attività non lo sa, va bene. Non ne aveva. Sa quando fu arrestato la prima volta, Trocciola? No, avvocato, Non lo sa, va bene. E ma che interessa la gente quando erano arrestato, avvocato? Vabbè, non ho altro da chiedere, grazie. Va bene. Allora, possiamo... Posso farmi una domanda? Sì, come, avvocato? Avvocato Nocera, un momento che le viene la linea. Sa che ruolo svolgesse il ventre in questa organizzazione? Allora, ventre che faceva nell'organizzazione? No, che... non lo so. Che ruolo? Non lo so, avvocato. Non lo so. Era camorrista comunque, già l'ha detto. Sì. Va bene, grazie. Va bene. Prima che me ne vada vorrei dirle qualcosa. Dica. Cioè vorrei che sia lei che gli altri presidenti prendessero qualche iniziativa per noi, diciamo, i cosiddetti pentiti, come noi veniamo chiamati, no? Di fare qualche sollecita ai signori un po' più alti di voi, di vedere un po' per avere qualche aiuto alle nostre famiglie. Ognuno di noi ha i suoi problemi, incominciando da Melluso, che ha perso un fratello e che viene ancora perseguitato con minaccia. Io ho già avuto una bomba a casa. La famiglia di Ricci non vuole fargli vedere la bambina, la figlia, se non ritratta. Ma Reincarnata ha avuto un frate acceso e tante altre persone. Cioè, la cosa che noi chiediamo, se gentilmente se lei vuole un po' interessarsi, di farci avere qualche cosa, ci fa qualche famiglia a favore. Perché ci sono ragazzi che Ricci non vuole venire, Incarnato non vuole venire, perché hanno paura di venire a testimoniare. Io non è che non tengo paura, sono venuto perché è il mio dovere. Vabbè, quindi le copie del verbale poi... Sì, Presidente, penso che ufficialmente il Tribunale debba poi mandare copie di questo verbale al Ministro di Giustizia, al Ministro dell'Interno, perché insomma, questa situazione... Agli organi competenti. Viene pubblicizzata ogni giorno, però mi sembra che poco o niente si faccia per questa situazione. Quindi noi lo stiamo dicendo da moltissimo tempo, ma ci dicono che siamo i protettori dei pentiti. Va bene. Chiedo scusa, se l'Avvocato Baccioli che voleva fare... No, un attimo. Allora... Ci sono ancora delle domande da fare? No, lascia. Allora, avvocato Baccioli, prego. Se al momento dell'affiliazione in carcere
l'affiliato veniva sempre assegnato ad una qualche zona, oppure se certe volte veniva assegnato a una zona e certe altre non veniva assegnato a nessuna zona. Se al momento della... Al momento dell'affiliazione in carcere. Dell'affiliazione? In carcere. Avveniva sempre l'assegnazione... Mai capitato di assistere a qualche legalizzazione, a qualche affiliazione? No, no. Non ho capito la domanda. Sì. Al momento dell'affiliazione. Cioè della legalizzazione, cioè al momento che veniva legalizzato un detenuto, diciamo, no? Cosa c'è? No, no, no. Allora, che cosa veniva assegnato, non so, questo alla zona di Castellammare, alla zona di Bologna, alla zona di Venezia, alla zona... Avveniva sempre questa assegnazione a una zona. Ma con questo hanno risposto sempre tutti gli altri, hanno che praticamente risposto, c'era sentiamo, un rappresentante... Sentiamo se lui risponde nello stesso modo degli altri. La domanda è proprio per questo. Allora, per sentire se... ha mai assistito a qualche legalizzazione? Sì. Allora, al momento di questa legalizzazione, sì, colui che veniva legalizzato, sì, veniva assegnato anche a una determinata no, zona? No. Va bene. Quando veniva assegnato a una zona, con che criterio veniva assegnato a una zona? Ha detto che non veniva assegnato ad una zona. Ossia, ha detto che in carcere, ha detto che non veniva nel momento assegnato, che veniva affiliato. Leonardo, come ha detto, veniva assegnato ad una zona? No. Mai, non accadeva mai questo. Scusi. Sì, un poco più attento. Io insisto sulla domanda perché gli altri hanno detto in modo completamente... No. Completamente... Prego, avvocato. Un'altra domanda che la faccio per conto di Fusco, ma ha pregato di farla. Cosa intende lui un attimo, per... Un attimo, un attimo, avvocato, dobbiamo sospendere un attimo, che devono cambiare la bobina. Dica, dica. Sì, ho capito. Avvocato Bacciolo è proprio sfortunato. È stato interrotto, avvocato, non da me. Dalla tecnologia... Allora, avvocato Baccioli, stava... Mi aveva pregato Fusco di fare la domanda che si riferisce a lui, che cosa intende Leonardo per sgarrista e quali erano gli obblighi precisi dello sgarrista? Sa che cosa era lo sgarrista? Certo, cioè, il terzo regalo, signor Presidente. Il terzo regalo? Sì. Che compiti specifici aveva? Cioè, compito specifico, diciamo, se la zona che lui appartiene, no? C'è un po' di potere sulla zona di dove appartiene, però se c'è un altro all'esterno che c'ha lo stesso regalo è sempre lui che ha le direttive. È sempre lui che ha le direttive? Sì, che comanda sempre lui. Vabbè. Altri avvocati? Altre domande? Non c'è ancora linea. No, c'è. Sì, adesso è... qua difensore di ufficio di Castaldo. L'imputato riferisce che successivamente ha potuto apprendere che non era stato più legalizzato. Ci può spiegare questo accertamento in che termini e in che misure? Allora, da chi ha preso che Castaldo, che in un primo tempo sapeva che era stato legalizzato, successivamente ha saputo che non lo fu? Da chi lo ha preso? Sì, l'ho preso da... da altre persone, altri venditi come me, da Tassini e altre persone. Va bene, da Tassini e altre persone. Quindi ha avuto contatti con gli altri. Stiamo insieme, non è che stiamo divisi. Conosce lui l'istituto del camorrista ad onorem? Conosce il? L'istituto del camorrista ad onorem. Sa se esiste il camorrista ad onorem? E che cos'è? Ad onorem. Ha già risposto. C'è qualche... Vabbè. Sa neanche come si... Non lo so. Vabbè. Altro? Quindi non sa se... No, avvocato, no. Ma abbiamo messo a prima. È inutile che prendiamo la parola. Non sentivo la risposta. Risulta a lui che la NCO operava anche al nord? Sì, mi risulta. Dov'è? E sa specificatamente in quale città del nord? In quale città? Per favore, il carabiniere mi individui chi è che fa ghiaccio là dentro.
Quale città del nord, avvocato? Sì. In quale città del nord? Sì, Milano, Verona, tutti sono, quasi tutta l'Italia, comunque la morestiva, avvocato. Torino, su Torino... Ha detto NGO, quasi tutta l'Italia, avvocato. Su Torino specificatamente la NGO... No, non lo so, su Torino. Prego? Su Torino non lo so. Su Torino, Torino non lo so. No. Altra? Avvocato, può dire l'adunanza Giuseppe da chi sarebbe stato legalizzato? Mi pare che già ha risposto. Sì, ho risposto già l'adunanza Giuseppe. Sa se è stato legalizzato da qualche duno? Da chi è legalizzato? Da chi? È camorrista a tutti gli effetti. Da chi è stato legalizzato? Non si sa. Non lo sa. Va bene. Cominciamo a fare. Allora, portatemi Marandino, per favore. No, 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 potete attenere. No, no, lasciatelo, lasciatelo pure qui. Anche Marantino, è un poco più... grazie. Sì? Che cosa vuole, sì? Capozzone e Sgarrissa sono la stessa cosa. Vabbè, allora, Sgarrissa e Capozzone è la stessa cosa, Leonardo? Sgarrista e Capozzone? È la stessa carica, io. Ma no, signor Presidente. Sono due cose diverse. No. Perché ci stava Mario Savio che non era sgarrista ed era Capozzone dei quartieri. Chi era Mario? Mario Savio. Non era sgarrista ed era già Capozzone dei quartieri spagnoli. Sì. Quindi sono due cose distinte, insomma. Va bene, potete portarmi allora Marandino. Se mi dai un momento di tempo, mi penso, non ho finito. No, in modo che dopo poi l'elenco i carabinieri portarmi. Devo vedere poi quelli che ci sono. Sì, dopo ce lo facciamo dare. Per fuori mi fa dare il fascicolo di Marandino. Grazie. L'avvocato è arrivato. Allora diamo atto che vengono posti a confronto Leonardo e Marandino. Marandino Giovanni. Allora, Marandino, lei voleva contestare qualcosa a Leonardo? Che cosa vuole dire? Parlate nel microfono, se no non si sente. Sta parlando nel microfono. Musica. Appoggereale, quando è stato anche il momento che io ho dichiarato anche con voi, mentre stava il padre Giovanni Avellini, e fui imputato alla prima associazione quando è stato il momento lì. E stava, insomma, tutti erano la stanza 22, e c'erano tutti quanti con me, insomma, erano estremamente imputati per lo stesso processo. Lui ci dice che mi conosce e lui non l'ho mai conosciuto, dice il signor Leonardo. Io conosco. Poi quando è stato il momento del 17 giugno del Brizzo, io mi sono allontanato di quel saputo di questa situazione. Il mese di luglio, il 28 e il 27 di luglio, mi riferisce il mio ragioniere con mio fratello, mi dice che è arrivata una lettera del signor Leonardo che gli deve 10 milioni se non che mi inquagliavo.
Allora dissi: questa lettera conservatela o datela all'avvocato, vediamo il momento, che ci quando è il momento, perché io non conosco nessuno. C'è questa lettera? C'è questa lettera? Come? C'è questa lettera? Ma senz'altro non mi dici. Senz'altro, perché se non dico fessarei una cosa per un'altra. Sì, d'accordo. Di questa situazione. D'accordo, io ne ho scritto una lettera. Come? Facciamo avere in segreteria e prima sia la lettera è mia. Senz'altro non mettere idea, si vede, se è vostro rispondete voi, siete qualcuno nato di questa situazione. Poi che cosa è venuta fuori? Quando è stato il momento, arrivato la finanza che ha sequestrato l'hotel, il Parco delle Querce, hanno sequestrato tutti i documenti. Allora disse ai ragionieri, anche ai commercialisti, facete allegare anche questo documento in questa situazione. Poi io con l'avvocato di Salerno e col commercialista non ho avuto contatti, non mi dite che lo disse anche a Reale, con Arcelli, che si mettevano in contatto per questa situazione, oppure credevo che erano gli atti di questa situazione. Ma lei questa lettera personalmente non l'ha mai vista? Ah no, non l'ho vista personalmente, personalmente non l'ho vista, però è stata riferita a Leonardo Franceschi che faceva questa lettera. D'accordo. Quando sarà il momento che lei presenterà la lettera al Presidente, allora ne corrisponderò io. Comunque, da questo momento in poi Il ragioniere vostro come si chiama? Spinzo. Comunque diamo atto che rimangono sulle ispezioni. Oh. Posizioni, lui la lettera non l'ha scritta e lui non l'ha neanche vista oltretutto. No, comunque Presidente, non perché non l'ha scritta, perché la mia famiglia mi dice delle fesserie, non me ne possono dire, non me ne dite. La lettera è arrivata là, insomma, con il nome di Leonardo. E questa. Lui dice che non l'ha scritta. Va bene, comunque, insomma, se la lettera sta agli atti, insomma, agli atti non ci sta, non l'ha data l'avvocato. Oh, manco la finanza quando fa tutto quanto. Non c'è neanche nel verbale di perquisizione. Manca il verbale di perquisizione, va bene. Comunque allora mi riserva. Grandina, lettera dalla vostra posta, che dalla quale può dipendere la vostra libertà, non siete fatti. Fare una fotocopia. Non ho capito. Una lettera dalla quale può dipendere la vostra libertà, non vi siete fatti fare una fotocopia dal ragioniere. Vabbè, posso raccomandare. No, ma io quando è stato il momento, io non pensavo proprio a tutta questa situazione, questa lettera, può essere pure qualcuno che ha mandato una lettera così. È così. Poi dentro la situazione, quando è stato il momento rinviato a giudizio, mi sono reso conto che era questo Leonardo, di queste cose che mi accusava a me, riguardo che era capolista, era questo, era quell'altro. Io a poi io non l'ho mai conosciuto a lei. Vabbè. A Poggiorello l'avete conosciuto? Sì, Presidente. Avete conosciuto a Poggiorello? Va bene. Potete andare, va bene, grazie. Allora, può fare venire... Presidente, c'è Fusco Alessandro che chiede il confronto, non so se adesso avvocato, è il momento, ma... facciamo tutti. Allora, diamo soltanto il confronto. Sì, io non lo so, se ne... sei in elenco, per favore. Datemi un momento il verbale. Una richiesta di confronto di Fusco Alessandro, non so se lei può disporre adesso, comunque eventualmente c'è una formale richiesta della difesa. Non c'è. Maresciallo? No, maresciallo, Trocciola è assente. Assente per Rinuccio. No, glielo do io, se viene qua glielo do io. Tutto con me. Ma chi è questo signore qui? Lo conosce? Allora, come si chiama? Non lo conosce? Sicuro? Da sicuro che conosco, è il cagnato fisionomia, signor Presidente. Ah. Allora, come si chiama? Le ho detto, non... Vabbè, ho capito. Come, chi siete voi? Sant'Aniello? San Danilo Ancio. Allora, che cosa volevate dire? Avete detto, ma avete visto la coppa ubarcuna? Non mi avete visto la coppa ubarcuna a me. Prima cosa, non no, nessuno ha detto che la gente per senza niente, ma come fa? Chi? Io sono calata vita in galera, ma te lascia aperta a me, ma te perdi di vista proprio a me, ma te lascia aperta. Siete messi di poco a me, è venuto che ha luccato e vergazzato. Che se vuoi fare luccato e vergazzato, non è che ha vincito la causa. Come è, ha vincito la causa. Invece è venuto che ha luccato e vergazzato. Ma non ci vuoi dire la causa. Deve dire la perché questa coppa quando c'è tutta la simica, Michele Fulla e altre persone. Sì, una coppa signor presa, Presidente, per cortesia, fate un sopralluogo a questo porta azzurro. Come mi ha visto la coppa sul barcone a me questo? Sì, tu e Franco Padrone la coppa a finestra.
Quando hai fatto transito a Porta Sud? Mi avete visto e poi non mi avete riconosciuti, scusate. Ma che cagiritti? Io non ti capisco, mica gente che ti ho visto per alcuni secondi dalla finestra, punto e basta. Che ci caviglia la posizione di Porta Azzurra, caffè di gallo, a Maricio l'orchestra, Sant'Arì. A Maricio l'orchestra. Che cosa? Che volevo cercare la posizione, caffè di gallo, a Porta Azzurra. Cioè, Maricio il presidente, Sant'Arì. Ci dice che volete voi, presidente. No, la corte vede proprio che di soffrire la corte, no. Che è passata zitta. Ah, che associazione? Ma io sono, sono troppo sofferto per capire questa cosa. Tu hai capire prima di Tarantino, non dovevo capire prima questa cosa qua. Non mo. Io sono 8 anni cacciati, ero qua e ne ci ho voluto pure cacciare. Io sono una vita in galera, ci ho incontrato questa munizia in carcere. Va bene, volete contestare altro, Sant'Arino? Ma che ci devo contestare? Non l'ho mai vista. Va bene. Vedete a sua porta azzurra, la coppa finestra, se lui può conoscere una persona, no? È tutto così, mi accusano sta gente a me, tutto così. Che volevate dire, Renato? Che cosa è così? Ho visto che volevate intervenire, no? Basta. No. Vabbè, accomodato. Si chiama San Daniello Angelo, eh? Sta a posto. Basta, non si possono fare questi interventi a distanza. No, niente affatto. Lei come si chiama? Lei viene il suo avvocato. E allora, per favore, avvocato Visone. Sì, sì, io non posso fare i colloqui con loro così. Allora, senti un po' di atto che però San Daniele i capelli completamente rasati a zero. Dunque. Leonardo, questo signore qui lo conosce? Se no, se ricordo bene, Aurimma. Ma no, mi ricordo pure. Ah, chi ha Uriemma? Ciro, no, non lo so. Che cosa volevate dire, Uriemma? E che avete fatto? Una passeggiata dall'acqua? Ma io l'ho detto, no, che si va a fare di io non c'è. E qui? Avete chiesto il confronto, per quale motivo? Io cerco di confronto. Avete chiesto? No. Io ho detto che conoscevo Leonardo. Va bene. Io l'ho detto. Allora non c'è niente, nessuna contestazione. Vabbè, potete accomodare. Guarda, questo signore qui lo conosce? Sandro Fusco. Come si chiama lei? Alessandro Fusco. Alessandro Russo. Fusco. Fusco, Fusco. Allora, Fusco. Allora, che cosa voleva contestare lei? Cioè, io vorrei sapere, come fai a dire, cioè, che io sarei uno sgarrista? Il fatto che sono pugliese, questo è un fatto risaputo, basta stare nel carcere insieme, non ci vuole niente a sapere dove uno è nato. Però come fai a dire che io appartengo a questa organizzazione e sia uno sgarrista? Cioè, in base a cosa lo dici? Ma l'hai detto tu stesso. In base? Ma l'hai detto tu stesso. Te l'ho detto io stesso? E quando te l'avrei detto? Come quando me l'hai detto? Fammi sapere quando te l'ho detto. Ma hai disciutato che si sia mai pianoso assieme, santo? Alla pianosa noi due abbiamo parlato di queste cose. E ditemelo. Ma come facevamo a parlare di queste cose? No, no, cioè questo lo dici tu che noi abbiamo parlato. Ma sei venuto a capo a fare una chiacchierata, perché vuoi essere... No, io sono venuto qua. Camorista, no, perché se si vuoi essere lì, se si camorista, lo dico, si è da volo. No, no, si camorista. Che io sono camorista. E c'hai qualche testimone, c'hai qualche testimone che in sua presenza io ti abbia detto vicino a te che io sarei un camorista? E dimmi una cosa, quello che stiamo da chiamare, c'è da cosa sono ancora camorista, perché ti chiesti chi la nasa e chi la dice quello che dici io. Ma dici quello che dici tu, è normale che sia. Ma tu eri un camorista? Chi? Tu eri un camorista? Sì. E chi lo dice che eri un camorrista? Eh? Chi lo dice? Cioè lo dici tu? No, io te porto in prova che ero camorrista. Cioè tu porti le prove che eri un camorrista? Che eri camorrista e che sei camorrista pure tu. E dove stanno? Ma fino adesso non le hai portate. Cioè, fino adesso tu stai dicendo... Prova a me, poi prova tu. Senti un po'. Tu stai dicendo, no? Cioè dici e parli, no? Dici questo è camorrista, dice Fusca è sgarrista, questo così. Cioè ma rimane solo così. Cioè era solo la tua parola. Cioè tu non puoi accusare la gente che conosci. A me mi hai visto in un blocco.
Tu c'hai le manie di persecuzione. Ide che manie chi? Scusate, presidente, no, quello che sto dicendo. Quello che sto dicendo. Sandruccio. La prossima volta che vengo qua in aula, io vi porto l'ultima cartolina che mi hai scritto tu. Franco, sempre in gamba, non ci fai prendere collera. Io te la porto la cartolina, che non me l'hai scritto tu la cartolina. Signor Presidente, chiedo che venga mostrata questa cartolina, perché io a Leonardo non l'ho mai scritto. Se esiste questa cartolina, allora vuol dire che quello che lui sta dicendo sul mio conto è vero. Se lui porta questa cartolina. Stai tranquillo che la porta. Poi, signor Presidente, vorrei chiedere una cosa. Che venga fatto un sopralluogo nei vari carceri dove Leonardo è stato detenuto ed è dimostrabile che Leonardo soffre di mania di persecuzione. Perché in parecchi carceri lui se n'è andato alle celle. Quali parecchi carceri? Prima di tutto la Pianosa. Prima di tutto la Pianosa. Sei arrivato alla Pianosa, ti sei buttato alle celle. E sono venuto io e qualche altro amico è dimostrabile. Siamo andati tre persone a parlare con la direzione per farlo salire da giù le celle, perché si era impressionato senza motivo. Ma non che siamo andati tre camorrista per far salire un camorrista. Siamo andati tre detenuti, perché tra noi detenuti c'è un simbolo di fratellanza di sofferenza. Allora, giustamente, quando un carcerato lo portano alle celle o sceglie di andare alle celle, si cerca di farlo ritornare in sé, cioè si cerca di riprenderlo nella comunità. Quindi questo è dimostrabile. Tu ti sei fatto rosso, perché sto dicendo la verità. Stamattina esecuzione l'avesse via da Pianosi. Che cosa? A Pianosi ci presa stamattina esecuzione. No, già l'avevi preso in un altro calcio. Adesso non ricordo, è dimostrabile, basta vedere i calci che sei stato. Scusate, Presidente. Non ha importanza i fili del coso. Scusate. Avanti. Poi tu hai dichiarato in istruttoria, hai dichiarato in istruttoria che io sarei il capozzone su Bari. Sì. Invece qui adesso hai detto che io sarei uno sgarrista. E adesso hai specificato, quando il presidente te l'ha chiesto, che sgarrista è una cosa e capozzone è un'altra cosa. Sì, hai detto che il capozzone può essere anche un camorrista, se non vado errato. Insomma, allora posso sapere, io che cos'ero, secondo te, tu dici che io sono un camorrista, che cos'ero, un camorrista, uno sgarrista? Eri sgarrista. Ero uno sgarrista. Sì. Quindi non ero il capozzone su Bari. Chiedo pure capozona che sia vero. Ero sgarrista ed ero anche capozona. Sì, prima mi ha precisato una cosa, è inutile che fai sti tarandelle. No, qua nessuna tarandella, qua stiamo parlando di capozona. Ma capozona adesso che fossi sgarrista? No. Potrei pure secondo regalo. Perché questo non lo so, lo stai dicendo tu, io non lo so. No, perché Mario Savi, con il secondo regalo facevo capozona con più quartiere. Ma maestro Mario Salvi, non lo conosco. E tu sto precisando io, vuoi sapere che è questo? E tu sto dicendo. Ecco, quindi cioè io vorrei sapere quello che a me mi interessa, cioè l'accusa che tu mi fai. Cioè io sarei uno sgarrista e in più cioè sarei il capozzone su Bari. E il mio compito, cioè quale sarebbe stato? Insomma, cosa facevo io con sto capozzone? Cioè mi avevo qualche guadagno, guadagnavo qualcosa. E mica mi prima dice a me guadagni tu. Ma un capozzone cosa guadagna? Cioè prende dei soldi, non lo so, fanno delle estorsioni. No, signor Presidente, ha detto che sapeva che lei era sgarrista su questo, e basta. Presidente, Leonardo ha detto prima, ha precisato, ha detto che gli risultava perché gliel'avrei detto io, in più ha detto che questo fatto si sapeva nell'ambiente. Ma per sapere questo fatto nell'ambiente, signor Presidente, uno deve pure sapere, insomma, uno non è allora che sgarrista a nome, o capozzone a nome, avrà degli introiti. Insomma, avrà dei vaglia, non lo so, farà delle estorsioni, che ne so. Cioè, dire una cosa è facile. Lui può affermare pure che io facevo il presidente a Libertà. Lei sapeva di particolari su... No. Su Fusco. Vabbè, si può accomodare. Allora si chiama Rui. Per favore, chi è che sta intervenendo lì? Ma chi è che intervenendo? Chi è? Per favore. Allora, per favore, allontanate che ne parla, su. Diamo atto che disturba. Allora diamo atto che disturba e viene allontanato dalla palla, su. Allora ne portate un altro. Signor Presidente, vorrei presentare una cosa, ma i confronti e anche dare tutte queste spiegazioni.
i confronti se sempre solamente a conoscere la persona. Deve dare qualche chiarimento. No, non è soltanto per i conoscere. No, no. Deve anche affermare e dare delle, dialogo, dei chiarimenti. Una conversazione, una risposta. No, perché se quello tutta, dice non sono, non ho mai fatto... tutta tarantella, signor Presidente, che si qua. La prima volta che è allontanato, però con silenzio, senzio, deve stare in silenzio, eh? Va bene, può rimanere allora, diamo atto che ha chiesto formalmente di rimanere in aula. Ma che ha fatto, se n'è andato allora? Ah? Dice che ha chiesto formalmente di rimanere, potete portarlo un'altra volta. Ah, va bene. Siamo a Catapane la prima volta, quindi... Appunto, ha chiesto di tornare, quindi può tornare. Però forse i carabinieri non hanno sentito la... Se viene allontanato poi la seconda volta non può più tornare in aula, questo è chiaro. Allora, i carabinieri possono riportare Catapano? Allora, Leonardo, qua abbiamo un altro signore, lo conoscete questo? Questi Medicino buttati? Luigi. Che volevate dire, medicina? Niente, nel microfono. Vabbè, è inutile. Allora, si nuda. Io volevo dire a questo... Io ho preso il suo voto per fare i confronti, non essere risultato da questi individui. Quindi mantenetevi nei limiti con correttezza. Siamo nei limiti. Con correttezza. Senti, vorrei sapere da questo signore, diciamo così, se è un signore, diciamo, com'è il fatto lì, sarebbe stato legalizzato da imperatrice, da incarnato? Non mi ricordo pure. Da quante persone sono stato legalizzato? Non mi ricordo bene. La NCO, se esiste questa NCO, da quante persone sono stato legalizzato? Ha risposto, non se lo ricordo bene. Avanti, chi altro? Non te lo ricordi bene. Che altro, vuoi sapere? Dici che mi conosci, non te lo ricordi bene. Perché? Non ti conosci? Dici che mi conosci, io ti conosco. Ci conoscimi e te? Penso di sì. Ah no, ci conoscimi. Si Camorrista, tu che dici? Io? Io non sono mai stato Camorrista. Mai che stato Camorrista? No. Mai stato? No. E dico che sei Camorrista. Tu dici che sei Camorrista, sì. Ma lo dici tu per affermare qualcosa? No, tu sei Camorrista, sei stato legalizzato a Basso Speciale a Pugioriolo. A Pugioriolo. Da che persona non lo da so? Da città non mi ricordo più. Poi... No. Ma l'hai detto proprio tu, Molito. Se no non si sente. Ma l'hai detto proprio tu, Molito. Allora il microfono, Medici. Guarda nel microfono, se no non si sente. No, fai sentire all'aria, perché non è meglio, fai sentire pure la gente. Vabbè, non fa... Stiamo a sentire, se tu dici così che affermi che avevo avuto questa discussione, poi te l'avevi detto a te, sapresti anche dirmi, diciamo così, se è vero, se c'eri tu che te l'ha detto, io non te l'ho detto. No, io non c'è sì, però mi è stata detta, da una persona, in più me l'hai detto proprio tu. In cui te l'ho detto io, che sarebbe già questo imperatrice... Caso che buscava da imperatrice, transita a Porto Azzurro, che buscava da imperatrice, che vuoi sapere più? Stiamo a sentire, come mai sono un cutoliano cosa, dici che io ho avuto questa discussione con imperatrice? Se chiedi la situazione, che imperatrice deve discagnare pure la nuova famiglia. Quindi qua la gente dice, ma viene prima maltrattato e poi viene inserito nel... Ma tu sai che in Camorra si è fatto Cristo, sono da città di gente per senza niente. Per senza niente? Per senza niente, sono morta gente. Comunque sei un poveraccio. Vabbè. Si dà fino a poi, scema, veramente. Ma non lo sono rispetto. Tu dai, adesso che il buffo. Sono per la felice di Luigi. Che risposta da noi? Chi è? Noi abbiamo nelle difese. Ma siccome c'erano delle posizioni di contrasto, è ovvio, no? Ma l'avevo chiesto comunque, nel corso del... Se non vuole sottoporsi al confronto, non è necessario. Ne abbiamo solo un altro, va bene. Quando sono stati interrogati, ognuno perciò ha chiesto genericamente i confronti, senza specificare con chi. Comunque. Allora, si accomodi, questo qui lo conosce... Sì, Castaldo Carlo. Castaldo Carlo. Carlo. A posto. Castaldo Carlo. Allora, che cosa voleva dire? Presidente, ho chiarito già la posizione del Castaldo, no? Sì. Ho detto. Poi non so, se vuole dirmi... Che cosa voleva dire? Che siamo conosciuti a Porta Azzurra. Parli del coso. Che siamo conosciuti a Porta Azzurra. E basta.
E basta. Carlo, ma ci chiari la posizione tua? In primo momento hai detto sì, te l'ammetto, ho detto che ti amoristi, ma ora c'hai scritto tu presidente. Molto bene che non sono un camorista. C'hai scritto tu presidente. Sì. Vabbè. Quindi non ci stanno motivi. Cioè, a me, se uno è camorista, è camorista. Se uno non è camorista, non è camorista. Vabbè, può andare allora. Per me, poi per gli altri non lo so. Guardo, lo conosce? Guarnieri. Guarnieri? Ci vorrei dire solamente... Guarnieri Alfredo. Sì, sì, Alfredo, signor presidente. Vabbè, contenta questo signore. Dico, ma senti un po'. Ma te li hanno detta, hai fatto? Chi è che te l'ha detto tutte queste cose? Chi è che te l'ha detto? L'hai saputo te? Guarda che ti hanno fatto, ci hanno confronto, no? Io no, dove? Nella caserma della Piazza Carità. Bravo, ma chi te l'ha detto incarnato? Pandico che io sono camorista, chi è che te l'ha detto? Di che cosa? Sì, perché eravate 5-6 di voi là dentro. Cioè, che cosa? Chi me l'ha detto? Senti un po', quando sono venuto io a fare i confronti in caserma, sì. Quando mi hanno portato, no? Sì. Quando sono venuto, bene. Quanti di voi eravate in quella caserma? Dentro quella stanzetta, quanti c'eravate di voi? O eri solo te? Destra zitta. Dentro quella stanza dove c'era il giudice, quanti eravate di voi? Siamo solisti. Ma vai a farti 4 ore di sonno, vai. Sì, signor Presidente, a questo momento... Senta, signor Presidente. Vuole rispondere. Signor Presidente. A nessuno più. Quando sono stato... Mi sembra portato per fare i confronti e poi per essere insultato da qualche individuo, da qualche... Aspetta un po'. Come questo... Perché sei un mezzo lestofante, non parlare di individui, che sei un mezzo deficiente. Vabbè, allora dall'altro, attesi d'altro che Guarneri... Signor Presidente, non intendo più rispondere. ...aggressivo nei confronti di Leonardo, il quale... Signor Presidente... ...affermo di voler rispondere, data la scorrettezza dell'altro. Accomodatevi. Vabbè, signor Presidente, lei non è che può fare questa cosa così. No, io posso farlo. E allora lui mi parla... Ma non posso farlo d'altro. Ma se lui mi parla di individui... Ma non si fanno proprio, andate. Fatto, signor Presidente, no, ma le parolacce no, fin quando e allora si accomodi e si comporti da bene. Allora, si accomodi e si comporti da persona per bene. E allora si accomodi senza aggressività. Se ha qualche cosa da chiedere e lui può rispondere educatamente. Senta. Lei ha soltanto aggredito. Quando sono stato portato alla caserma di Piazza Carità, sì. C'era il signore qua presente, c'era il signor Pasquale Barro, il signor Pasquale D'Amico, il signor Incarnato. Dentro la stanzetta. Fammi a sentire un po', ma hai detto D'Amico? Che sciroppavano whisky, sigarette Marlboro... Le colazioni prelibate e via discorrendo. Guarda, quando Marlboro sono arrivato tutto io oggi. Il Marlboro il fumo tutto oggi. Cosa? Le Marlboro le fumo tutto oggi. Aspetta un po'. Tu te le sei sempre potute permettere. Vai. Dentro la stanza c'erano tutte queste 5 persone. Questo signore qua ha cominciato a insistere dall'inizio. Dice, ma perché devi fare così il fesso? Dice, dice, non firmare i verbali. Vale. Questo signore qua, lui, l'incarnato e tutti gli altri. A Pianosa, questo signore qua. D'Amico pure. Sì, questo signore qua è stato messo nella stanza con Giovanni Pandico. Le ha fatto appena appena la voce grossa, il Pandico è questo qua. E se ne è scappato alle celle lasciando bigliettini dentro le bilancette dicendo che lui non ce la fa a resistere a queste cose. Se la sono andato a prendere alle celle a questo signore qua. È ritornato dalle celle, il signor Guido Catapano, le ha fatto la voce grossa al passeggio, non è uscito dalla stanza per 1 mese e mezzo, fino a quando non è stato trasferito, insomma, non lo so dove sia andato. Adesso si permette di illustra, quella è camorrista, quest'altra è camorrista. Ma insomma, ma se ne c'ho. Ma guarda, hai detto, proprio come i fessari, no? Quando dico una prima. Sì. Poco anzi, lui ha detto che in caserma c'era il signor D'Amico, ma no? Sì. Ha pensato che c'era D'Amico? Non parlo più, D'Amico non esisteva in caserma. Senti un po'. Quando sono venuto io, quando mi hanno portato a me, dentro la stanza dove abbiamo fatto questi... Se di confronti si può parlare, perché... Di tutto si poteva parlare, meno che di un confronto, in quanto era una persuasione
a portare la stessa strada che stai facendo te, quale io non era possibile farla. E allora chi c'era, su? Eh? Chi c'era? C'era questa signora qua, glielo ripeto un'altra volta. C'era Pasquale Barra, incarnato, e ricordo bene che c'era D'Amico. Da picco. Te lo ricordi bene che sei da picco? Sì, sì. Va bene, va bene. Voglio che venga messo per fuori, quindi. Sì, sì. Che poi io D'Amico l'ho visto solamente qua. Quando, sì, d'accordo. Quando è stato interrogato. Cioè, tu dici che quando io D'Amico non è che mi sono mai incontrato, come magari ti sei incontrato te dentro le caserme. Io tu non dici che quando stavamo in caserma, che sei venuto in caserma a fare con noi, eravamo quattro di noi e solo tu. Ma tutto il resto non ha importanza. Lei dice che... Sì. Che non è camorrista, gli vuole contestare qualche cosa. Che cosa gli vuole contestare? Le voglio dire, siccome prima ho sentito quando lei le ha letto i verbali che ha scritto, ha detto che lui era al corrente, che a me il Pandico mi avrebbe dato degli incarichi. Ma insomma, qua quando viene qua il Pandico non fa altro che dire, che per quanto riguardava in particolar modo, dico, l'uccisione di Tortora, che era una cosa che aveva fatto un consiglio di Volpi, lui con altri... Ma è arrivato a un certo punto, signor Presidente. Ma consigli colpo con altri, altri gli suoni. Ascolta. Pandico, voglio sapere gli altri gli suoni. Il Pandico, quando è stato interrogato qua, ha detto che per quanto riguarda, in particolar modo, l'uccisione di Tortora, che aveva fatto un summit ristretto con quelle che lui giustamente riteneva, non so... Le teste più grosse, insomma. No? Ma lui non ha proprio parlato. Ecco, ha parlato di incarico generico. Ecco, non sapeva neanche quali di questi incarichi generici. Non sapeva quali Bene. L'ho detto. Signor Presidente, abbi pazienza. Come fa questo signore qua a sapere di incarichi quando questo signore se n'è andato alle celle proprio per colpa di Pandico, insomma, perché gli ha fatto la voce grossa? Ma santi Dio, ma è possibile mai? Che se uno deve fare una cosa si mette a dirlo a Tizio, a Caio, a Sempronio. Se io dovrei fare una cosa, me la tengo per me. Se questo magari lo posso ritenere un amico, perché lo posso ritenere un amico per qualche maniera, lo rifiuto perché non può essere mai stato un mio amico, lei permette che le cose me le tengo per me. Ma non perché magari a un amico non gliele dico. No, non gliele dico per non responsabilizzarlo. Quindi... Come fa questo signore qua a dire che lui era al corrente, che io dovevo o quell'altro aveva detto? Come fa? Era proprio nessuno. Gli hanno fatto la voce grossa, se n'è andato due volte alle celle, insomma. Due volte alle celle, tra le quali una volta è stato alle celle proprio là sottobuttato. Un'altra volta non è uscito dalla stanza per un mese e mezzo. Cioè, non uscito dalla stanza per un mese e mezzo per che cosa? Fammi capire. Sì, perché stavi male, magari. Ma no, fammi sentire, per che cosa? Stavi male, magari. Ma non stai parlando, certo, no, di parlare. No, ma stavi male, forse. Hai finito di parlare? Sì, per che cosa non sono uscito dalla stanza? Fammi ma sapere. Forse perché stavi male. No, non voglio sapere. No, lo voglio sapere da te. Prima di tutto, Guido Catapano ha fatto voce rossa. Guido Catapano sta qua. Sì, ma lo possiamo far vedere anche qua. Guido Catapano è qua. Fare di nuovo. Cosa mi interessa? Ma mica te lo può dire solo Guido Catapano a te. Comunque, in conclusione, Leonardo, lui vuole sapere come ha fatto a dire che lui ha avuto degli incarichi, in base a quale elemento. Ma lo disse stesso lui quando Pandica si è pentito, signor Presidente. Lui disse che lei era un compare mio e c'era proprio il servizio. Io te lo venivo a dire a te. Va. Proprio a te. Voi siete stati una banda di sorce pure, la NCO. Vabbè, ma questo furbo della NCO chi era, te? Come te? La mia, un primo scemo eri io. Il primo scemo eri te? Ma sono scemo eri te? Guarda, vieni, no. Vabbè. Ma è terminato, sul confronto. Può andare? Allora, può andare anche Leonardo, se non abbiamo altro. Potete ritradurlo. Sì. Calma, Leonardo. No, l'ho chiesto prima che si allontanasse, Presidente. Per favore, un attimo solo, una domanda solo. Oramai sì, è velocissima, fatto... brevissima. Nella caserma dei Carabinieri, in quella stanza, oltre Leonardo, chi altro c'era? Questa è la domanda. Ero solo io. Grazie. Allora, sospendiamo. Guardi, purtroppo l'ho detto la volta scorsa.
C'è problema per passare un pacchetto di sigarette a quelli di Ariano? Un attimo solo, c'è qualche problema per Ariano? Bisogna aprirle però. Va bene. Mi potete portare Pandico? Sì, sì. Sì? D'accordo. Altro? E chi è? Vabbè, lo so, che sto seguendo qua. Va bene. Nella tasca della giacca mia ci sta una lettera che mi ha portato la scorta. La giacca mia sta appesa lì dall'armadio, io l'ho messa dall'armadio che... Dopo. Avvocato Visoni, che voleva dirmi? Già ho fatto venire... Adesso chiediamo un attimo. Andrei, ha rinunciato la durante la presenza? A presenziare? Sì. Se n'è andato? Ha rinunciato? Va bene. Perché loro dopo ci danno la comunicazione. Piuttosto devo dare atto che ci è pervenuta una lettera da parte di Catapano, tramite scorta, lettera che viene acquisita agli atti. E si tratta di una lettera del carissimo compagno Pasquale, firmata da Peppe Trocciola. Poi eventualmente lo sentiremo su questa... Comunque mo acquisiamo e poi dopo vediamo. Prego. No, lo chiameremo per sapere, non sanno neanche chi è che gliela scritta. Chi gliela ha scritta sì, ma chi è diretto non lo so. Presumo soltanto. In possesso di Catapano. Allora, Pandico, lei conosce questo signore qui? Signor Presidente, vorrei fare una piccola precisazione prima che entri in materia dei fatti. Ora che stavo nella gabbia, camminavo avanti e indietro e mi dicevi in me, ma vedi in quale trappola si sta cadendo? Quale trappola? Il Leonardo che non conosce a quel tizio, quell'altro che dimagrisce, come anche il Chiariello Gennaro negli ultimi tempi aveva i baffi. Se io ricordo, se non ricordo male, che una volta durante il periodo di detenzione e il detenuto in attesa di giudizio entrava per dire coi capelli lunghi, rimanevano coi capelli lunghi, entrava coi baffi, rimanevo coi baffi fin quando lo faceva il primo grado almeno. Parecchi di questi si stanno camuffando, chi si taglia i capelli, chi si dedica a una cura dimagrante, se è il caso. Noi prendiamo, si può vedere dalle fotografie agli atti. È un processo, il signor Chiariello sta che i baffi, un altro processo senza baffi, un altro processo i baffi alla morte. In quale processo mi ha trovato con i baffi? Aspetti, sta facendo... Signor Chiariello, non si calmi, sto facendo un esempio. Io sto calmissimo. No, si calma, come siamo tutti calmi, però ogni tanto si vogliono perdere le staffe. No. Quindi la preghiera che vi faccio, perché... Veda, io innanzitutto, se porto avanti questo compito che mi sono preso, è un compito che mi sono preso con me stesso e contro Cutolo. Io ho detto in altre occasioni, oggi asservo e servo la giustizia con lo stesso ardore di quando prima serveva a Cutolo, anche a costo
che mi taglino la testa, le ultime mie parole sono sempre quelle che ho detto nel corso istruttorio. Ho da precisare un particolare perché sono stato indirettamente chiamato in causa, anzi, il confronto ricordo benissimo che fu unicamente e assolutamente tra me e il Guarniero sulla Pastrengo a Napoli. È preciso, primo, che il confronto si svolse secondo i dettami posti dalla legge, ossia solo tra me e il Guarniero. Motivo secondo, quell'altro che mi pare che il Guarniero abbia detto, è preciso che sulla Pastrengo c'era anche il D'Amico. Mai stato il D'Amico in Pastrengo, fatta eccezione che ricordo un pezzo televisivo quando lo chiamarono per un confronto e basta. Terza cosa, sono stati tutti addestrati, se voi fate caso un particolare. Vengono tutti dalla scuola tortoriana, chi soffre la mania di persecuzione, chi stava sempre alle celle, chi era un qua, chi era un scemo, chi conosce il camorrista d'onore, eccetera. Ebbene, signori, io vi invito, vi consegno delle lettere che sono state sequestrate nella cella di Roberto Cutolo dai carabinieri nel lontano 81-82, lettere copie di cui si possono prendere le originali che io devo mandare ad Ottaviano. Se qualche camorrista, ad eccezione di Cutolo, di Guarnieri, è un po' Cianci, perché Cianci prima doveva essere legalizzato da me, che io non volle accettarlo, perché i figliocci erano come i coccodrilli, prima dovevano andare a morte. Sono all'altezza di decifrarvi, eppure parla di nome e cognome in queste lettere, di un morto avvenuto e di morti che dovevano accadere, intestata da Roberto Cutolo. E per dimostrare addirittura che non sono lettere da me, come qualcuno possa illudersi, precostituite, c'è su una lettera di questa un pezzo di grafia dello stesso figlio di Roberto Cutolo, che sottolinea un particolare. Per quanto riguarda il camorrista d'Onoremma, era una specie di Sismi della camorra. Era una specie di camorrista segreto della camorra, cioè non era un camorrista dove era a conoscenza di tutti, niente. Io vi ho detto, voi prendete a qualsiasi camorrista, ad eccezione del Guarnieri, perché gli imparai la chiave, di questi irriducibili che stanno nelle gabbie, gli date queste lettere in mano, se loro sanno decifrare queste lettere, allora io gli dirò, va bene, bene, stanno a conoscenza di camorra, stanno fatti di camorra, li dimostrerò. No, signore, questi si sono tenuti sempre imbranati, non si è fatto capire mai nulla, mai nulla. Si è sempre confusi. E ricordate un particolare che non si dimentica, che qualche camorrista che non fa altro che ribadire Carmela, non è che mi urto, Carmela in codice era il figlio di Cutolo, perché la madre si chiamava Carmela, lui faceva i cuori prima di cognome, lui nel 79 se l'ha legittimato. Il codice, non lo sapete il codice della camorra, buttate spropositi e fatti fuori che non vi rendete conto. Come esempio pratico, una lettera scritta di pugno di Cutolo, chiedo scusa eccellenza, che mi parla delle 6 mosche. Vedi figliocci, una mosca già è stata uccisa, altre 5 mi danno fastidio, che si deve fare? Sapetemi decifrare questo. Se siete all'altezza di decifrare questo linguaggio, se siete all'altezza di decifrare queste lettere, e allora io qua vi nomino camorristi effettivi. No, sei tutto monozzaglia. Sapete quella cosa quando si spezza di maccheroni che rimane sotto? E non è che uno si mette a foto su tarantella a chiedere, solo Guarnieri è un po' Cianci, è Cutolo, è il figlio di Cutolo, e all'altezza di decifrare queste lettere. Se volete ve le consiglio. Vabbè, andiamo avanti con già l'ha riconosciuto, no? Vabbè.
Chiedo scusa. Chi è? Non vorrei fare una morale. Gennari, voi siete stato una spina nel... va bene. Signor, ma deve chiamare come Pantico, deve chiamare, non Gennari, perché non gli ho mai dato questa confidenza. Pantico, mi dica prima di tutto chi è. Senta, signor Chiarini. Lo devo comunicare, su, mi dica chi è. Questo è Gennaro Chiariello. Chiariello Gennaro. Detto Gennarino. Va bene. Allora, che cosa voleva contestare? Io tante cose, signor Presidente. Dica. Fino ad oggi non ho avuto mai l'opportunità di poter contestare al Pantico, adesso devo contestare tante cose. Tante, ma di tante di quelle domande. Innanzitutto, lui ha riferito in quest'aula, durante tutta l'udienza, che ad Ascoli Piceno c'erano solamente chiusi i cancelli principali. Visto che erano chiusi solamente i cancelli principali, lui doveva essere aperto dalla mattina alla sera. Voglio chiedergli questo. Se mi sa descrivere la sezione di massima sicurezza, come è fatta e quante cellule di isolamento ci abbiamo, come sono ubicate le cellule di isolamento? Primo, se il Pantico mi può rispondere su questo. Chiedo scusa, rispondo alla prima domanda. La prima domanda la trovo quanto mai fuori posto, perché io... Fuori posto? Lei l'ha dichiarato un sacco di volte. Io l'ho ascoltata, ora per cortesia lei mi ha dato anche del bastardo, se per questo in aula. Io ho fatto finta di sentire dall'orecchio di cui sono sordo. Non scendo a tante cose, non scendo così basso. Ho fatto finta che, anzi, l'ho ascoltato dall'orecchio di cui sono sordo. Quindi, per quanto riguarda la prima domanda, che io ho detto ad Ascoli Piceno erano solo i cancelli principali chiusi, l'ho detto nel senso figurativo, per indicare che lei era una paraonda, che se arrivavano proprio quei cancelli succedeva che un giorno non si trovavano neanche i guardi più là, uscivano anche loro, carcerate tutti. Per quanto riguarda la perimetria della sezione, fuori poco, era cacciamba, ci ho vissuto 8-9 mesi in questa sezione. Ma io gli ho fatto la domanda specifica, come è fatta deve descrivere al Presidente, al Tribunale, come è fatta la sezione di massima sicurezza, le celle di isolamento dove stanno e quante ne sono. Ma le celle di punizione o di isolamento? Cello di isolamento, punizione e isolamento sono sempre quelle. Se si parla di celle di isolamento già non si può parlare più, si parla di sezione. La sezione è a sinistra. No. La sezione del carcere, almeno dove stavamo noi, se ora stanotte l'hanno attrezzato, questo, perché tutto è possibile ad Ascoli, anche attrezzare le gambe ai cani. La sezione è semisfera, di cui si divide con due cancelli in mezzo. Questo cancello crea una gabbia, questi due cancelli, con l'ingresso da un corridoio, di cui ha luogo un posto di guardia, e in questo posto di guardia c'è la cassaforte dove stavano le chiavi delle sezioni, dove stava un frigorifero e altri generi così. Ci ho vissuto 9 mesi in questa sezione. Ma lei, io ripeto la domanda, lei ha detto che ad Ascoli Piceno solo i cancelli principali erano chiusi. Sì. Ha detto per quale motivo? Signor Presidente, mi scusi, signor Presidente, lui ha detto che ad Ascoli Piceno erano solamente i cancelli principali chiusi della portineria. Signor Carillo. Dimostra che lui dicendo questo, signor dimostra Carillo, che ad Ascoli Piceno era aperto in tutto e per tutto. Signor Carillo, lui poteva andare, sia lui come gli altri detenuti, poteva signor andare in Carillo, qualsiasi posto. Io parlo della sessione del Io ho detto così, lui ha dichiarato che ad Ascoli Piceno solamente i cancelli principali erano chiusi, della portineria principale. Ciò dimostra, detto da lui, che potevano camminare liberamente tutti i detenuti. Allora io chiedo, guardate, lui mi descriva. Guardate che cosa mi starà, che cosa mi va a ricordare. Sì, io le ricordo tutto. Aspetti, una cosa che si può constatare. Mi ricordo che addirittura a 2-3 celle distante da quella di Cutolo, dopo la partenza del Cutolo, ci fu un tentativo di evasione. Da parte di chi? No, questo un attimo lo devo dire. Lei. Ci fu un tentativo di evasione, questa stanza allora era occupata da Amedeo Morra, che sarebbe proprio questo Amedeo Morra quello che ha legalizzato per voce di Saccone a Pedicini, nello speciale qua di... Che avvenne? Che questo Morra voleva fare l'evasione servendosi come scudo, come copertura il termosifone. Che lo fece montare il termosifone e le spaccò in un lato, lo lesionò tutto. E se quel termosifone, e se non se ne sono accorti, là risulta il termosifone cambiato, che voleva servirsi a togliere il termosifone che si levava dietro il termosifone a farci il buco, poi torse
dei perni lunghi, sempre dopo la partenza di Cutolo, quando la cosa stava in pian piano, già stava a manifestarsi anche in altre parti, torse dei perni che mantenevano degli armati, no, dei tavoli. Signor Presidente, devo interromperlo, a questo momento devo interromperlo. Torse dei perni lunghissimi, straticò dal muro questo tavolo murato, per servirsi da farsi per scarpelle, da punteruole, per rompere dietro il termosifone. Vado a smontare il termosifone. Chissà come fece lui, perché mi raccontò questo fatto, e poi lo vedi il termosifone, dice, ma come vai a perdere? Anche se vuoi fare il buco, il termosifone è piccolo. Devi fare il buco più piccolo del termosifone per passarci, se no si vede. E da là mi ricordo questo particolare, che ci deve essere, se non l'hanno cambiato, ci deve essere ancora questa lesione. Anzi, io disse a Moro, se ormai hanno in cucina foto, stiamoci zitti perché stiamo quasi per partire tutti, non facciamo neanche presente questo particolare, perché se un domani accendono il termosifone che facevamo un altro inferno, o accendevano che andavano sotto pressione, là usciva l'acqua e si notavano questi fatti. Vabbè, ma comunque non ha risposto a quello che dice. Signor Presidente, adesso devo rispondere io a questo fatto. Se c'erano soltanto i cancelli d'ingresso, dici come facevano? Non ci stava nessun controllo tra di voi. Ma senta, ad Ascoli Piceno, in effetti... È questo che volevo dire. Il controllo... Pandico, senza che c'era... cerchi di arrampicarsi sui metri, perché si scivola. Vada piano. Io vado piano, però lei non deve divergessare le domande. Ascoli Piceno. Il controllo? Sulle carte era tutto scritto, controllo qua, controllo là e controllo avanti. Addirittura si può dire questo, senza tema di essere smentito. E qua si può portare a Cutolo. Bisogna vedere. È venuto Casillo, ha mangiato nella stanza con noi. Poi, latitante. Ma che devo dire anche questo? Devo dire, il fatto di esiste, non tiriamo in mezzo tanta particolare. Ma lei può tirare quello che vuole, Pandico, Carillo. Il fatto di? No. Il fatto di esiste, di un amico. Il fatto di un amico. Lo dica, Pandico. Il fatto di un amico che... certamente. Che disse a voce... Fate passare a Tizio, fate passare a Cain, cioè invogliò prima quel poveretto, tra virgolette, di Cosimo Giordano, quale il direttore di Ascoli era, di far entrare a questi camorristi. Insomma, passava chi volevate voi, insomma. Ma passava tutto, guardi. Allora, che cosa signor Presidente, dire? Per me non ha risposto alla domanda che ci ho rivolto. Vabbè, d'accordo. Andiamo avanti. Pandico ha dichiarato più di una volta, sempre per il fattore di Serra, qui si apre un altro capitolo, questo fattore Serra, e per, prima di parlare di questo fatto, come hanno sempre ribadito i pentiti per l'incolumità dei propri familiari e cose, io purtroppo, malauguratamente, sempre per le loro deposizioni, sono quasi tre anni che mi trovo in carcere, e sento sempre le solite accuse, la mia discolpa è stata sempre quella di rivolgere il tribunale che si rivolgesse alla procura di Ascoli Piceno per il suicidio Serra. Pandico ha detto una volta, ha dichiarato una volta in istruttoria che io l'avevo tirato per i piedi. Ha dichiarato in quest'aula addirittura che io ci abbia tolto il termosifono dai piedi. No, signore, no, io no, non sono no, un burtozzo. No, in no, in quest'aula ha tirato il termosifone da muro. Voi avete le braccia buone, ma i cervellini sono un po' deboli. No, lasci perdere. No. Lei mi deve far prima parlare. Vabbè. Poi, nello stesso momento, ha detto che ci stava il medico che contestava dei segni al collo e cose. Sono questi dettagli. Chiedo al Presidente di mettere a verbale e citare il medico di servizio di quel giorno, perché non mi ricordo chi era. È la guardia infermiera e la guardia di sezione che c'era di servizio. Pandico a questo punto mi deve dire cosa è successo all'agente di servizio in quel reparto dove è venuto il suicidio. Vabbè, ma mica il direttore del carcere lui. Come fa a sapere? Scusate signor Presidente, lui accusa, come fa a sapere? Se da dove stava lui in sezione, dove stava Serra, c'erano ben 8 cancelli blindati in una sezione solo il Serra.
Insomma, Pandico, ci può dire un attimo se sa se c'erano degli agenti di servizio lì. No, c'era l'agente di servizio. Chi era l'agente e cosa ha subito dopo? Dei provvedimenti contro di loro. Questo vuol dire contro l'agente e contro l'imprenditore. All'onorevole tribunale. Per quanto riguarda il... No, perché lui ha tirato in mezzo a forza questo omicidio Serra. Ho tirato, lei mi sta accusando continuamente, confermo, confermo. Sì, ma lei mi deve dare le risposte. Aspetti. Un attimo, qua non sta facendo la causa all'omicidio Serra. Confermo tutti i particolari che il Chiariello ha detto sull'omicidio Serra, solamente che l'ha messo a tipo suo. A modo mio. Il fatto del medico, quando lui dice che è il medico di servizio... Che venne lui e ci riferì. Lui? Lui personalmente. A chi lo riferì? In carne ed ossa. A chi lo riferì? In carne ed ossa. Ma lei sa dire chi ha di servizio? Lei ha avuto sa dire chi ci stava di servizio? Per cortesia. Sa dire chi ci stava di servizio? Ha avuto anche... E cosa è successo la mattina? La mattina chi c'era di servizio? Ma noi sentivamo tutto ciò che lei ci veniva a dire da quella sezione. Io andavo a dire a lei, andavo a dire. Che cosa le disse? Chiedo scusa, prego. Mi voglio ricordare un altro particolare. Senta, tanto lei ha particolare al suo cospetto, Guarracino. Lei ho detto, lei si arrampica sui vetri con me. No. Con i vetri, si sta arrampicando. Non vetro. Sui vetri si sta al suo cospetto il maresciallo Guarracino in galantuomo. Perché? Perché non si è mai permesso, per nessunissima voglia motivo al mondo, di chiedere la morte di un altro suo collega, ciò anche che lui ha fatto. Arriviamo col anche a questo. San Paolo, Pandico, lei non mi deve, di Sabato. Non deve tragiversare le mie domande. No, un minuto. Lei non deve tragiversare le mie domande. Ma mai andiamo a prendere. Signor Presidente, a questo punto, andavo... se lui non mi risponde alla domanda, va su altri fatti, io mi devo difendere. Sullo stesso argomento. Ma io mi devo difendere, man mano gli facciamo le domande. Allora, a un momento, Che cosa accadde? Accadde per quanto riguarda il Chiariello. È vero il fatto che il medico disse quello? È vero il fatto del termosifone? E io chiedo di accertamento. No, c'è il fatto del termosifone? Del termosifone, no, il Serra, dove si impiccò, c'era una finestra di cui sotto c'era il termosifone. Quando venne il Chiariello ci disse a noi questa testuale frase, anzi meglio dire le disse a Cutolo. Disse compà, disse che è nel generì, un medico che va a trovare una paglia per 100 cavalli. Disse perché? Perché? Dice perché arde il coscio l'uomo morto, l'hanno trovato a due graffi. Questo particolare che... Infatti, è da verificare questo. Si può verificare dall'autopsia del Serra. Se lei ha detto la fesseria, allora non ma credo di no. E questo non l'ha detto in nessun caso. Il fatto dei graffi alle gambe non l'ha detto. Signor giudice, dichiarato in altra causa. Signor Presidente, questo ogni momento caccio una parola. Ogni momento. Saliva sul termosifone il Serra per arrivare a questa finestra, perché al punto tale che fu terrorizzato dal Chiariello... Si può ricordare un altro particolare pure, sempre c'è il particolare, vai, butta fuori il particolare. Il Davigo si isola da una lettera, da farla consegnare al direttore del carcere, e questa ce la porta a noi. In questa lettera io voglio collaborare con la giustizia, non voglio stare con la malavita più, stimo sempre acuto. Cioè, ritornando ora alla questione dell'associazione a delinquere, prima cosa... Lei un giorno pretendeva, nel modo più categorico, la morte, l'eliminazione totale del brigadiere di Sabato, da noi chiamato il vigile. Si stava mettendo in pendola questa sua richiesta. Cutolo quasi, perché spesse volte quando Cutolo va in crisi, c'è il vizio di fare così o di strofinarsi vicino alle tempie. Quando avrei detto a Monaco, abbiamo a bollora, dissi... Ma aspetta, andiamoci un attimo piano. Mi fece questo ragionamento a Cutolo, perché Cutolo è un tipo che se uno ci fa capire una cosa, va sulla strada. Disse, secondo te, disse, è fessa Olpo che ha figli, proprio questo ragionamento. Disse lui, è fessa Olpo che si fa figliare, quindi tu qua c'è duro. Quindi di Sabato non ha nessun torto, perché se di Sabato si è insospettito su Chiariello, vuol dire che lui commette degli errori al punto tale da farsi per così di importunare tutte queste cose. Quindi il torto qua non ce l'ha di Sabato, perché di Sabato sta facendo il suo dovere. Il torto ce l'ha Chiariello, che si fa scoprire dopo questo tiramolla, si può chiamare di Sabato,
Io per salvare Di Sabato, perché sarebbe stato un morto inutile, come tanti altri morti, proprio ha fatta tutto un brodo, veniva fatto. Mi andai a chiamare Di Sabato, stavo nella stanza, io, Marco Medda, mi sembra Palillo e Cutolo, una cosa del genere. E gli dissi a Di Sabato queste testuali frasi. Di Sabato venne tutto sbattuto. Dissimone poco, di Saricet, tu quanti anni di servizio fa? Disse prima di andare un po', ma come, perché, su queste cose, queste domande. Sette, sette, ricette, già fare un anno. Ricette, senti, ma buono, cercate in pensione, grazie a te. Non è finita nulla, avuto questi due anni. Ma va a te, grazie a te, certe cose, fa finto. Sta con me, non ti metto troppo in urta certa, non ti metto troppo a fare il vigile. Era da noi denominato il vigile. Che poi la medesima richiesta, quasi, anzi lui parlava di trasferimento, la fece Padre Santini, perché una volta fu trovato con delle fatture in tasca, una perquisa, delle fatture erano 60-70 mila lire, lui le modificò a 350, a 400 mila lire, certa roba, non, cioè, è lui, ma il Guarracino su questo, lo posso dire davanti all'opinione pubblica intera, il Guarracino non si è mai permesso di dire questo e quello. Addirittura nella sua stanza dormiva con lui nella stessa caserma il brigadiere San Paolo, un bravo ragazzo, un ragazzo puro, un ragazzo che faceva il suo mestiere e basta, perché c'era da apprezzarlo. E questo brigadiere San Paolo più di una volta si lamentava che voleva cambiare stanza. Ma io dicevo il perché. E lui diceva che, cioè, capì in sostanza, signor Presidente, che San Paolo aveva intuito qualche cosa del Chiarillo, e io lo consigliai, non so se poi lo seguì quel consiglio, cambia stanza in modo che non viene responsabilizzato. Beh, Paddico, comunque atteniamoci soltanto alle contestazioni che fa lui, sì, senza girare. È camorrista, fatto da Cutolo e Nascoli Piccini. Allora, che cosa vuole dire ancora? Lei adesso, dice, io in questo momento, dalle sue deposizioni che ha fatto ancora adesso, sì, che ha fatto già precedentemente, riguardante che io abbia decretato la morte sia di San Paolo che di Sabato, come lui stesso ha riferito in questo momento. Non ho detto lei di San Paolo. Lei mi deve far parlare, Pantico. Non ho detto di San Paolo. Signor Presidente, a questo punto ho non posso fare più confronto. San Paolo tentennava di cambiare stanza. Signor Presidente, lui stesso, come adesso a questo momento ha dichiarato, e anche in precedente udienza, no, che io abbia decretato la morte del brigadiere di Sabato e del brigadiere sì, San Paolo, che poi sono andato da lui a raccomandarsi perché venisse fatta questa cosa. In questo momento, in quest'aula, io in qualità di imputato, dovrei chiedere l'incriminazione del brigadiere di Sabato e del brigadiere San Paolo, in quanto loro, ufficiali di polizia giudiziaria, dovevano immediatamente denunciare, esatto, alle autorità e non rivolgersi al detenuto. Ma non potevano denunciare un Cutoliano, sono allora pure infamie, signor un Presidente. Un Cutoliano lo potevano denunciare. Allora, poi di Sabato era stato chiamato, io non lo so, era stato punto chiamato dal vertice del tribunale, a questo punto non lo so, che denunciava. Era stato chiamato del tribunale, è stato chiamato da loro. A questo beh, punto è tondo, sono muri. Innanzitutto, signor Presidente, non voglio denunciare questo signore, come io sto non facendo, sono stato denunciato, io devo parlare e discolpare una parola. Già non riesco più a capire niente, perché io mi devo discolpare dalle infamie di questo signore, sì, lo sì, dico sì, e lo ripeto, si sta arrampicando sui vetri con me. I 10 milioni è tutto, i 10 milioni per appartamento, tutto da verificare, un momentino, è tutto da verificare, signor sì, Presidente, sì, sì, mettere a verbale tutto quello che ha detto riguardante al brigadiere di Sabato e il brigadiere di San Paolo. Tutto registrato, anche lo scatto della macchina fotografica. Pantico, io devo parlare, Pantico, io devo parlare, io mi devo discolpare, Pantico. Non posso stare sempre dietro alle sue parole. Fatti. Ricordo e non ricordi particolari. Sui fatti, non coppe e dei miei fatti mi sto discolpando. E i 10 milioni. Adesso arriviamo a questi 10 milioni. Il libro Camorra, il libro Poesia e Pensieri di Cutolo. Signor che mi mandò proprio lui, Cutolo, signor Presidente, non volevo darglielo. Con la dedica mia sopra. Signor Presidente, il io libro devo parlare o non devo parlare? Allora, io devo forse discolparmi. Questi 10 milioni. Già su un altro processo sta bene amante. Allora sull'altro processo non si illuda. Tortolo è un onorevole, la sua onorevole. Allora sull'altro processo è un onorevole in Italia. Signor per Presidente, favore, Pazzi, questo punto, già non c'ho allora, il mio sull'altro processo. L'ho richiamato avvocato. Sull'altro processo? Sull'altro processo
che faccia il ragionamento. Allora, sull'altro processo? Conoscendolo meglio. No, no, parli sull'altro processo. Sull'altro processo, con la stessa accusa di questi 10 milioni, rivolta la domanda a questo signore. Chi mi ha dato questi 10 milioni? Non sa chi me l'ha dato, il castello. Mi sa rispondere alla corte il castello. Noi, io non so se questo castello ha i soldi o meno. I 10 milioni gli sono stati dati. Adesso sicuramente mi tirerà fuori qualcosa. No, non lo so. Gli furono dati. Gli furono dati. Dalla vediamo sede da chi. Madre. Da? Dalla, cioè, dal castello. Da Rosetta Cutolo. O da Carolina. Cioè, gli furono dati. Perché c'è questo particolare. Come uscì a fine il fatto dei 10 milioni? Vabbè, l'ha spiegato il fatto di 10 milioni, l'istruttore l'ha spiegato. Gli furono dati. A chi gli sono stati dati? Otta Rosetta, gli furono dati per ordine di Cutolo, gli fu mandata la richiesta. Sei sicuro di questo? Signor Presidente, signor Presidente, signor Presidente, lui parlava di una casa che doveva coprire, non so dove rialzare, ma e già, che serviva anche questo. E ho assistito io presenza, questo documento l'ha fatto, alla mia presenza, alla presenza di Cutolo e alla presenza del Palillo. Ma questo diario, questo dove mi hanno dato 10 milioni nella stanza del Cutolo. Già ha chiesto in presenza sua di Cutolo. Sì, e gli sto. No, fu fatta la procedura diversamente pur da Ascoli. Si mandò a Ottaviano l'impasciato di fargli dare questi soldi. Vabbè, che voleva dire? Gli sono stati dati i soldi. Che devo dire, signor Presidente, se questo non mi fa parlare, io non posso dire. Parli, io devo dire, c'ho tante cose da dire, ma non mi fa parlare, come faccio? Dica, no, sta calmo. Ma io sto calmo, è tono di voce, chiedo scusa a questo tribunale, ma è tono di voce, non è che io sia alterato. Sempre ritornando al fattore di questi 10 milioni, come già ho detto, all'altro processo, ha dichiarato al castello, adesso mi ha tirato fuori il nome di Cutolo, cioè, Rosetta Cutolo, il castello è rappresentato da Rosetto, da Carolina. Ho capito. Quando si parla, mica il castello, il muro, il castello, si intende, come io dico per Pantico, dire... noi qua stiamo facendo, come io dico, stiamo facendo un processo, il tribunale deve giudicare una persona, vabbè, abbiamo capito, il tribunale deve giudicare la posizione di una persona, di una famiglia. Si sa la decima sezione chi sta a capo del tribunale. Se no non possiamo andare avanti, che cosa volevo contestare? Ha spiegato che cosa intendeva. Adesso poi, vorrei chiedere al Pantico, che ha dichiarato sempre in quest'aula, se può essere più preciso... il giorno o il mese di quando io sono stato ad Ottaviano con il prete e col quale furgone, se può dare anche la targa di questo furgone, dai questa mia andata ad Ottaviano, ho preso un verbale di 70.000 lire che poi volevo farmi ripagare da lui, può dirmi il giorno e il mese? Abbiamo capito, allora, l'ha detto un attimo. Per quanto riguarda la sua andata in Ottaviano, purtroppo stavamo detenuti, non sappiamo con la targa il colore del furgone. Ha dichiarato preso 70.000 di una multa. Ho parlato che si è andato con un furgone che accompagnava. Di chi era questo furgone? Che? Di chi era questo? Questo non lo io so. Io non ho mai posso dire. Si è parlato perché doveva andare, si doveva mandare il prete ad Ottaviano, perché il prete... Ma si doveva mandare il prete o io col prete? Non lo so, si lasciano seguita prima, signor Chiariello, per cortesia. Si doveva mandare il prete. Anzi, il prete disse vicino a me, disse, guardi, c'ho 80 parrocchiani fuori, gente che hanno di bisogno. Vabbè, è stato mandato il prete con lui e con chi altro? Quindi il prete che disse a un certo punto, disse, ma la strada non la so. Non la so per andare a Ottaviano. E lui disse, va bene, parliamo con lui. E fu accompagnato lui. E questo furgone, mi ricordo che anche in quella circostanza al prete gli fu regalato a lui personalmente un televisore. E questo furgone fu riempito di refurtiva delle rapine dei tif, dalle scarpe alla biancheria, tutto, tra l'altro roba di battaglia siciliana, roba che... tutta questa roba qua. A chi la portai questa roba? Eh? A chi la portai questa roba di burti, scarpe? Non è tornata ad Ascoli questa roba. E dove andate? Questa roba. Può dire a questa roba che servizio faceva? Perché oltre il prete al giorno il prete anche che servizio faceva? Il prete dove ce ne fa tanti raggiri, fa una risposta, fa tanti raggiri che non posso nemmeno concentrarmi a dargli una risposta precisa. Il prete ci fece questa richiesta per questi suoi parrocchiani, come anche una volta ci fece una richiesta di una veste da sposo da 5 milioni e via di seguito. La roba gli fu consegnata, lui le fece da autista e ricordo, sto parlando, quindi poiché andiamo nel mese di dicembre, novembre-dicembre, la fine, o la fine novembre o la fine dicembre dell'81,
Per chi? Perché ma ricordo... se lei neanche c'era la dicembre. Senta, per cortesia, tanta cosa. Ma anche la morte, quando fu morto di Matteo neanche c'era di servizio. Parlate, dopo. Poi gli hanno trovato l'orologio a casa risponde... sua. Questo dopo risponde a questo. L'orologio del morto. Allora, lasciamo identificare. Piacetto d'oro. La nuova camorra organizzata quando Pantico non esisteva ancora, come disse. Io fui identificato da chi, signor giudice? Dal giudice De Lucia. Da allora, dal giudice Pantico. Signor giudice, la sera quando venne lui? Signor giudice, non sono stato mai identificato appartenente alla camorra. Non mi ricordo. Io sempre con lo stipendio di mia moglie e lo stipendio del Ministero di Grazia e Giustizia. Lo stipendio della Camorra, tre stipendi entravano. Tre. Dopo andiamo avanti, dopo andiamo avanti, poi ci risponde ancora. Che poi vediamo un pochettino. Avvenne questo. Poiché prima del fattore del prete, una serie e lui ebbe una piccola discussione. Mi sono dimenticato che errore fece di carattere camorrese così, no? E io lo chiamai, ci vedo poco a casa entro. E gli dissi queste parole, dice, ma io sono una persona per bene, una persona, dice, ti sentiamo buono. E persone per bene, in mezzo a noi, quando non fanno come a noi, o stanno in da chiesa, o sottoterra. La mattina mi chiamò Cutolo di questo fatto, dice, cerco mezzo, che il voluto da me tutto, Cutolo è Parillo, c'era proprio Parillo, ha voluto da me tutto sbattuto così così, cerca di farci pace, cerca di addolcire, di sorriderci quando lo vedi, queste cose qua, vabbè. Quando venne la sera col furgone, venne da me, stavamo facendo, mi pare, socialità quella serie e Cutolo, con Palillo, con il defunto imperatrice, eccetera, mi chiamò da parte, disse che si tratta, bestemmiandolo tutto, ma che vuoi, è stato dopo la morte Serra. Perché io ci dicevo, ma tu mi hai avuto 10 milioni, che fai cercare i 70 milioni dopo la morte Serra? Quindi, dopo la morte Serra, perché? Perché gli contestai questo a lui? Lui vede tutto sbattuto, tutto sporco le mani, l'altro di nada, di roba là, di grasse. Ma c'è taggiato una multa da 8 piani per sotto piani, 70 milioni, io mi chiedo, ci metterà la sacra, dicevo, ma mi dà 10 milioni, dicevo, fino a modo questi soldi. Dove l'ho presa sta multa? A Ottaviano, nei paraggi di Ottaviano. Vuol dire questo sta... tribunale, chi me l'ha fatto, i carabinieri o la polizia? Non lo so, parlavi di una multa. Come non lo so, io mi devo venire a dire a lei che mi deve pagare la multa, non lo so chi me l'ha fatto. Io avrei dovuto dire pure chi me l'ha fatto, no? Ripeti, ricetta ho fatto vedere il verbale in mano. 70 mila lire che appunto 3-4 giorni fa, giorni prima, gli erano stati dati 10 milioni. E addirittura un altro particolare. Eh sì, tutti particolari, ti ricordo. No, sono fatti. Sono fatti. Ma sono, quali fatti? No, dove stanno? Sono fatti. Guardi. Sto chiedendo, io, talmente, io sto venendo, sto talmente, con delle prove, sto chiamando, sto citando al tribunale. Prove, fatti. Talmente che aveva consumato la strada di Ottaviano, che noi a un certo punto il Chiariello incominciava a preoccuparci a mandarlo a Ottaviano, perché lui stesso ci riferiva. Mentre camminava nella macchina con due o tre latitanti, ho cacciato il tesserino garantito e mi hanno fatto passare. Cioè, stava diventando per i carabinieri di Ottaviano, per la polizia di quella zona, una faccia abbastanza nota. E là si pensava addirittura di non mandarlo più, perché lui stesso veniva, mi hanno fermato, portato a chi sta latitando, tutto cacciato la testa, mi hanno fatto passare, ci sono tutti colleghi, facevo questo garante. Per riguardo poi sempre il fatto, signor Chiariello, questo non è detto da me, l'ho sentito perché sono imputato in questo processo e seguo come posto il processo senza appunticini. Mi pare, se non vado errando, che il dissociato Esposito abbia detto che durante il suo arresto del blitz... Noi adesso stiamo facendo il confronto tutti e due, non c'è parlato altri pentiti. Quando poi ci saranno altri pentiti al posto suo, possiamo farci confronti anche con gli altri pentiti. Per il momento dobbiamo discutere tutti e due, parla. Signor Presidente, a questo punto dovrei solamente alzarmi, perché non sta rispondendo alle mie domande. Integralmente confermo, punto per punto, quanto dichiarato nel corso altro, di... Ma conferma che cosa? Che cosa conferma? Ma signor Presidente, io gli ho chiesto i determinati particolari. Io purtroppo a lui mi sono presentato con la multa. E voglio sapere da lui chi me l'ha dato, dove l'ho presa, ma lui che non servizio, lo ricordo, ma che servizio facevo? Generico di una multa. Che giorno era? Cioè, che io quasi quasi avevo un po'... Signor Presidente, non può ricordare se si ricorda minimamente i particolari. Non può ricordare in questo momento.
Non mi ha risposto ma per niente. Ma dice che non lo ricorda. Ma non mi ha risposto per niente. Non gli ho chiesto il giorno di servizio. Ci ho lasciato il turno del carcere all'una alle due di notte. Adesso andiamo che anche su quell'altro. Mi metteva nella stanza di Iacone, nella stanza con Cuto all'una alle ma due di notte. Io non ho sapere... guardie, qualche notte si è lamentata. Lei mi deve rispondere solamente alle mie domande. Ma io rispondo alla corte, non alle sue domande. Non deve fare i raggiri. Lei sta dicendo... risposto anche signor Presidente, per me non ha risposto. Sta facendo solamente i raggiri. Sta facendo solamente adesso lui ha detto adesso che io gli facevo fare la socialità di notte, all'una alle due di notte. Mi può dire che servizio facevo io, Pantico? Tutti i servizi. Quali servizi? Perché quello del brigadiere. Io non sono mica un padre eterno. Okay. Il mio perché servizio quello del brigadiere andava... degli agenti di custodia. Il mio servizio andava dall'una all'una, 13-16 e a mezzanotte io andavo a dormire, e signor Presidente. Non stavo in sezione. Questo si può non verificare dai servizi come? E dal comandante che viene citato. A dormire... praticamente di sera in caserma. Come? Io non dormivo insieme a lui, mica era forse mi era una bella donna, quasi quella mangiava uffo con noi, stava pure la notte con noi, stava se ne andava addirittura la morte di Matteo. Signor Presidente, la morte un attimo, di Matteo, un attimo Pantico, un attimo, una cosa, la morte il 19 aprile lui non era in servizio. Ci serviva la con una magliettina a quattretti e si prese l'orologio del morto. Ma lei, e poi ma lei è convinto che io sono sparire. Ma lei è convinto che io sono stato in inserzione in pantaloncini e magliette? In pantaloncini e magliette? Io stavo là, non convinto. Allora a questo punto, no, pantaloncini e camicia, lei e magliette, pantaloncini. Ha detto in quest'aula l'altra costumi. Volta, in quest'aula l'altra volta ha dichiarato alla corte che mi sono presentato sul reparto in pantaloncini e maglietta. Pantaloncini. Pantico, mi lasci parlare, mi lasci finire di parlare. Allora. A questo punto, signor Presidente, io cito, dico cito, per essere soddisfatto. Ci dà cutolo. Anche tu. Pantico, non faccio spirito. Il Tribunale di voler sentire il sostituto procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno, dottor Gringoli, ed il maresciallo comandante Fallavollita. Volevo dar forza la testa di quel vecchio, di questo maresciallo comandante, io un attimo. Signor pubblico ministero, mi rivolgo a lei, io devo parlare o non devo parlare? Se io devo parlare, parlo, se non mi alzo e me ne vado. Avanti. Il maresciallo comandante Fallavollita, il giorno del suicidio di Di Matteo, innanzitutto voglio sapere prima da Pantico se ero o meno di servizio. Era o meno di servizio? Io non avevo la chi era il brigadiere di servizio? Non avevo il brogliaccio dal servizio. Pantico, lei c'era quella Pantico, lei per come è descritto perché? Il carcere di Ascoli Piceno era più del direttore stesso. Non si, la sera dell'omicidio di Matteo. Omicidio lo sta dicendo lei. Omicidio. Dovrebbe accusare voi. Non posso rispondere, chiarirla. Allora, signor Presidente, non posso farlo rispondere. La sera della morte di Matteo, Presidente. La morte di Matteo, un attimo, la morte del Di Matteo. Cutolo aveva deciso questa squadra per andare in questo particolare anche dell'orologio. Cutolo aveva deciso questa squadra, dovevo ucciderlo. Medda, Imperatrice, D'Amico, Medda, Imperatrice D'Amico e Vincenzo Capacotta. Infatti, mi ricordo che Cutolo partì di domenica e l'ultimo colloquio che ebbe di Matteo col Cutolo fu verso le 9:30, verso le 8:30, le 9 di domenica mattina. Cutolo parte. Quando è partito? È partito il mattino. Il mattino? Di domenica. E poi del completamente fuori aprile. Strada. Cutolo è partito a mezzanotte. No. Sì. Dagli atti può verificare il tribunale. No, per cortesia. È partito il mattino di domenica del 18 aprile verso le 9, le 9 e un quarto. E la sera dopo, il 19, poiché la socialità non era, almeno sulle carte, consentita a più di 5 persone, e poiché per eliminare il Di Matteo non ce la facevano, 3 o 4, perché era abbastanza grosso e poi si poteva sospettare qualche tranello stesso là dentro, perché
perché Capacotta era un amico di reati, di furti, di infanzia del Di Matteo. Il catapano disse, si deve farlo, facciamo però, se si potrebbe sparagnare. E quindi il D'Amico stava nella stanza col Di Matteo e non si sapeva al momento del fatto se gridasse o prendesse qualche altra iniziativa. E dovevo andare all'imperatrice. Ricordo che io sostituì l'imperatrice con Amedeo Murra. Perché? Perché 4-5 ore prima del delitto, Salvatore nel parlarmi avanti e indietro, lo vedevo tutto euforico, tutto esaltante. Signor Presidente, queste per me sembrerebbero nuove accuse da poter sentire in Camera di Consiglio. Aspetti un attimo. È fuori strada completamente. Io ho detto a Pantico, se c'era un po' meno di servizio. Andando sul fatto di quella sera del servizio, della morte di Matteo, perché voi volete, vi devo portare il perché voi vi siete fregato l'orologio, l'errore fatto che il popolo contestava. Fregato? Chi se l'ha fregato questo orologio? Si fregato, è cortesia, ma rince la strapazza di stare tutto mattino. Vi siete fermati, c'è un orologetto. Mi sono fermato. A un certo punto? Io non mi chiamo Pantico, vedo questo imperatrice tutta euforica, avanti e indietro. Tutto contento lui come si stava allenando, chissà chi. Dice, ma Salvatore, c'è noi posta la città, tanta causa in faccia, tanta questo. Dice, ma stessi perdendo la capa. Dice, la deve apparire un suicidio, la parli dei calci in faccia, ma stai dando i numeri. No, ma Dio, lo assecondai, chiama a Medda. E lui era presente a questo fatto. Io gli ho chiesto, ero di servizio. Un attimo, c'è un telegramma spedito di quel giorno là, della... Nota la sera del 19 del verso 21-22. Io che ho fatto una domanda ben specifica a Pantico. Aspetti, adesso rispondo. E ma sta dicendo cose che non esistono, se io non chiama, so, non ci sono. Chiama al Medda, io gli dico, Marco disse, fammi una cortesia. L'imperatrice non deve partecipare a questo fatto. Disse perché? Dice, tu non devi partecipare, fauri a Medemur, o bruzzese. Mi disse a me, ma io non l'ho visto mai lavorare, c'è lo 45, c'è un cavallo che so, vedi. E infatti poi Marco mi fece tutti gli elogi di questo bruzzese. La sera ora, poiché la socialità iniziava dalle 6 alle 8, e per legge, più di 5 per legge, si parlava sempre là delle carte scritte, più di 5 persone non si potevano andare, infatti in quella stanza si entrarono a 6 e se ne uscirono a 5. Che succede? L'omicidio ora doveva apparire, avvenuto, dalle 7:30 alle 8 in quello spazio di tempo, poiché la stanza dove stava il Di Matteo era una stanza a biposti, il Di Matteo dormiva sotto la finestra vicino al termosifone e il D'Amico davanti, stavano giocando a carte, il piano era già tutto fatto, il mezzo si portò due corde e gli dissi pure porti della pistola e si portò quella sera una 7:65 perché il tentennamento del Capacotta, l'incertezza del D'Amico se partecipasse o no e il comportamento del catapano se in quel momento poteva pigliare un'altra decisione. Disse in caso che tu vedi qualcosa che non quadra, incomincia a sparare su tutto e si capisce che l'omicidio spara su tutto coloro che si ribellano contro di te. Infatti andò tutto liscio e il Di Matteo è morto con il re di denaro in mano. Perché? La mattina quando hanno preso tutta la roba, queste carte me le portano a me e la vedo una carta unghiata proprio unghiata forte e gli dissi Marco ma sta carta mi spiegò tutto il fatto come si era svolto tutto normale disse quella è la carta che lui stava giocando a carta dice tu guardi che cosa dissi questa espressione dice tu non potendo che questa maniera è morto con una carta così bella in mano che accade l'orologio ora durante l'impiccagione poiché era un piacetta a batteria era come una 100 lire mi è stato sequestrato in una perquisizione per cortesia mi faccia le voglio ricordare il fatto dell'orologio quando il Di Matteo signor Presidente questo vuole ricordare tanti Matteo, fatti però non mi risponde le sto rispondendo no questo quando non è la risposta che va a me questo non è la risposta che va riguardo a me l'orologio fu rotto appositamente fermato sulle 7:20 quando fu ricordato di lunedì era lui stava sulla sezione stava l'ho visto stava a pochi passi dalla mia stanza
perché dopo che il Di Matteo era stato impiccato, dopo un quarto d'ora ancora, uscì il Demi che fece la sceneggiata. Si è impiccato Di Matteo, si è impiccato, eccetera. Vabbè, lui c'era. Lui venne lui, c'era il brigadiere di servizio, e mi ricordo che anche fu Vito Pesce a staccare il Di Matteo dalla corda e me lo racconto lui, disse che col temperino, con la lametta, come fece. Io ero... Gli tagliuzzò anche un po' la cosa, là. Venne il medico, si assicurò che il Di Matteo era vivo, perché Marco Medda dietro la testa lo muoveva così, che lo manteneva. Tutto veniva un po' la testa, il medico, è vivo, è vivo. Addirittura si era creato quella confusione, che lui, pronto a giurarlo, no, a talora era vivo ancora, la quarta di sezione, convinto, sì, era vivo, era morto, no, quando... Ma... Queste cose qua, signor Presidente, se io non ero di servizio come lui stesso sta riferendo, come avrei potuto farle queste cose qua? Senti, io le dirò anche questo. Sì. Pantica, adesso anche, devo parlare, Pantica, io adesso devo parlare, Pantica. Quando ci torso di genere i vitti da mezzo, dal Ministero, i vitti cotti, ci torsero, ce li fece passare. Io mi devo disculpare, signor Presidente. Ci sta proprio una disparità enorme. I vitti, addirittura. Io mi devo disculpare. Siamo altri che ci sta un contrasto enorme, sì. Vabbè, no, non posso andare perché adesso chiedo scusa, ma se mi lascia parlare sì, se no me ne devo andare, poi questo purtroppo voi date anni di galera, non date caramelle. Che volevo dire? Volevo dire, come lui stesso ha detto che io non ero di servizio. No, un attimo, signor Presidente, sopra. Devo chiarire, signor Presidente, io devo chiarire come mi sono trovato là sopra, io non sto negando. Ah, prima non c'eravate. Ma io non sto negando, io devo chiarire come sono arrivato là sopra. Va bene, chiarisca. Io sono arrivato sul reparto... comandato dal sostituto procuratore della Repubblica. Non è vero, è venuto dopo. Aspetti lei. Non è vero, è venuto il sostituto procuratore. Ma se non mi fa parlare dopo, io non posso parlare. È venuto dopo un'oretta dall'omicidio, dopo un'oretta circa. Allora. Signor Presidente, io questo che sto dicendo. Un attimo solo, forse, passate un attimo il microfono. Allora cominciamo a costituire. Possiamo mettere per tutti gli atti l'avvocato L'avvocato Bisone, quello ci fa compagnia fino a tardi, no? Presidente, prego. Noi ci chiamano la mattina alle 5:30.